Credo che ci siamo coi numeri, quindi possiamo prendere posto. Lascio la parola al direttore per l'appello. Direttore. Lozzi. Alabiso. Ariano. Biondo. Candigliota. Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, ma si sono spostati. Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Quindici presenti, nove assenti più la Presidente ed è giustificato il consigliere Tosatti. Gli scrutatori di oggi saranno Principato, Gunnella, Toti. Allora, iniziamo la seduta con... tre interrogazioni, ci sono tre interrogazioni oggi all'ordine dei lavori e a tutte risponderà l'assessore Vivace. La prima è l'interrogazione numero 9 del 2019 a firma dei consiglieri Biondo, Vitrotti, Di Egidio e Gugliotta, avente ad oggetto completamento CSA Villa Fiorelli. Lascio la parola alla relatrice, immagino una delle due. Sì, consigliera Biondo. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Che dire su questa interrogazione? Grazie finalmente di averla calendarizzata, grazie all'assessore di essere qui, perché questa interrogazione, che oltretutto era un'interrogazione a risposta immediata, sulla quale quindi avevamo, per rispettare il regolamento, fatto semplicemente una domanda singola e molto, molto chiara, è stata presentata dal Partito Democratico il 17 ottobre del 2019, quindi più di tre mesi fa, quando, come abbiamo condiviso anche con alcuni consiglieri di maggioranza, c'era la preoccupazione di non riuscire ad impegnare, come il Dipartimento ci aveva promesso quest'estate, i fondi per la riqualificazione del centro anziani di Villa Fiorelli. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta, tant'è che ne parliamo oggi, diciamo, e io spero che l'assessore ci vorrà dare delle informazioni che vanno a questo punto oltre la domanda di questa interrogazione, perché noi in realtà chiedevamo qual era la situazione in merito agli atti necessari all'impegno di quelle risorse. Siamo arrivati alla fine dell'anno, intorno alla metà di dicembre,
quando abbiamo visto il bilancio di Roma Capitale e in particolar modo il titolo secondo sulla parte di investimenti, dove i 450.000 euro previsti per la riqualificazione del centro anziani di Villa Fiorelli non erano più presenti e quindi il Dipartimento li aveva stralciati, erano stati impegnati semplicemente 50.000 euro per la progettazione, ma veramente era una grandissima beffa da parte del Comune di Roma, che dopo aver ritrovato i fondi per la riqualificazione di questo centro anziani e aver ricoinvolto la popolazione rispetto a questo progetto, senza avvisare nessuno e senza nessun tipo di confronto rispetto alle nostre richieste, ma da quello che mi risulta anche rispetto alle richieste della maggioranza, ha deciso unilateralmente di eliminare quei fondi. Mi dispiace che non abbiamo ricevuto una risposta, perché in realtà poi le interlocuzioni che abbiamo avuto in quel periodo tra maggioranza e opposizione sono state informali. Ci siamo rivolti al Dipartimento, ma come singoli consiglieri, e invece rispetto a questo sarebbe stato più importante un'azione collettiva da parte del Municipio, perché l'interrogazione non era per un'inquisizione da parte dell'opposizione nei confronti di questa giunta, era però la richiesta di aiuto rispetto ad un problema che, come sapete, il Partito Democratico sente da molto tempo. Nel frattempo con il gruppo in Campidoglio del Partito Democratico abbiamo presentato un ordine del giorno per chiedere di ripristinare quei fondi, che fortunatamente è stato votato all'unanimità dal Consiglio Comunale, e quindi ad oggi quei fondi sono previsti. Però vorremmo capire a questo punto come va avanti l'interlocuzione con il Dipartimento per riuscire ad interagire anche sui tempi e non dare ulteriori aspettative falsate alla popolazione, nella speranza che entro la fine dell'anno ovviamente i lavori per la riqualificazione del centro anziani possano essere iniziati. Grazie. Sì, Assessore, ha 10 minuti per la risposta. Buongiorno, grazie Presidente, buongiorno consiglieri. Sì, confermo tutto quanto detto dalla consigliera Biondo. Noi sul centro anziani di Villa Fiorelli ci siamo sempre mossi in maniera univoca, è sempre stata un'esigenza del territorio senza uno specifico colore politico. Abbiamo fatto anche questo insieme, anche in alcune commissioni capitoline, ci siamo mossi insieme, e confermo che per una mera questione contabile il Dipartimento SIMU aveva eliminato la restante parte dei soldi per la realizzazione del nuovo centro anziani. La mera questione contabile è legata al fatto che soprattutto nell'ultimo semestre si confermano e si finanziano soltanto progetti approvati, definitivi, eccetera. Come sappiamo, il progetto su Villa Fiorelli, sul centro anziani, non c'era ancora e quindi era stata stralciata così d'ufficio, salvo poi, e vi confermo, che è stata rimessa nel 2020 la quota parte per la realizzazione del centro anziano in modalità vincolata, vuol dire che entro l'anno devono essere spesi. Nell'ultimo incontro che ho avuto al Dipartimento SIMU, tutte le commissioni tecniche per quanto riguarda l'incarico al progettista per progettare appunto il centro sociale anziani erano state tutte effettuate, quindi è una mera questione di giorni l'affidamento finalmente del nostro nuovo centro anziani ad un progettista, con la quale avremo un'interlocuzione. Noi vorremmo vedere il progetto prima della sua approvazione, non solo in conferenza servizi, ma tutti insieme. Io ho auspicato nella commissione municipale, in maniera tale da poter rendere immediatamente edotti tutti i consiglieri e i cittadini del progetto che si andrà a fare, perché un anno dal punto di vista di tempi municipali è tanto. Dal punto di vista di tempi dipartimentali abbiamo scoperto tutti che è poco, nel senso che in un anno si è riusciti a malapena, neanche si è riusciti ad affidare al progettista, perché stiamo a febbraio 2020, quindi cercheremo di correre sulla questione
sulla questione della realizzazione, soprattutto auspicando un bando che possa permettere una sua aggiudicazione, visto che siamo sotto soglia, una sua aggiudicazione prima, come dire, in tempi rapidi rispetto ad un normale bando aperto dove possono partecipare centinaia e centinaia di ditte. Grazie. Sì, 3 minuti, consigliera Biondo. Grazie Assessore, sono parzialmente soddisfatta, nel senso che le vorrei innanzitutto chiedere una cortesia anche rispetto al, scusate il gioco di parole, al rispetto che si ha nei confronti di questo Consiglio e alla possibilità di esercitare la nostra attività nel miglior modo possibile, ovvero un'interrogazione presentata il 17 ottobre non può ricevere una risposta il 28 gennaio, soprattutto un'interrogazione a risposta immediata necessita di un'interlocuzione tra Consiglio e Giunta veloce e non una risposta quando in realtà i problemi sono già stati risolti, perché se no perdiamo tempo tutti e non lavoriamo bene. Rispetto a tutto il resto, ovviamente poi nelle commissioni preposte avremo modo di discutere la questione. È vero, è stata una responsabilità del Dipartimento avere eliminato queste, stralciato queste risorse, che su questo il lavoro di opposizione, soprattutto in Consiglio Comunale, io da qui voglio sinceramente ringraziare anche il consigliere Giulio Bucarini che ci ha sostenuto su questa battaglia, se non fosse stato presentato un ordine del giorno dal Partito Democratico questi soldi non sarebbero stati ripristinati, e io qui lo dico non semplicemente perché voglio rivendicare un nostro risultato, ma perché, come sanno bene i nostri colleghi di opposizione, la nostra prima proposta era stata quella di presentare un ordine del giorno in municipio e poi in comune, addirittura con le firme congiunte, e questa proposta dalla maggioranza è stata rifiutata. Quindi andare nella stessa direzione, a prescindere dai colori politici, come dice lei, voleva dire fare una mozione e un ordine del giorno congiunti come avevamo proposto. In ogni caso è stato presentato, la responsabilità di prendersi a cuore questa battaglia in prima linea se l'è presa il Partito Democratico, ma devo comunque ringraziare il Movimento 5 Stelle per averla votata. Grazie. Allora, se lei non vuole replicare, Assessore, passiamo alla seconda. La seconda è l'interrogazione numero 1/2020 a firma dei consiglieri Circoni e Toti, avente ad oggetto potenziamento linea ATAC 590 Cinecittà Risorgimento. Lascio la parola alla consigliera Circoni. Buongiorno Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno al personale e ai consiglieri. Questa mattina portiamo un argomento in aula che riguarda una linea specifica ATAC, ma che poi in realtà vuole accendere un po' le luci su un problema che è abbastanza diffuso. Si ricorderà, avevamo anche trattato sempre qui in aula, Assessore, la linea 664 per quanto riguarda Statuario. In questo caso ci stiamo occupando della linea ATAC 590 Cinecittà Risorgimento. Diciamo che a partire dallo scorso ottobre avremo dovuto avere, per quanto riguarda questa linea, ma più in generale le linee ATAC, un potenziamento, o meglio una razionalizzazione. Il problema però è sempre lo stesso: quando parliamo di razionalizzazione, invece di accostarla alla parola efficientamento, a volte si crea un problema, un cortocircuito, chiamiamolo così. Perché? Perché alla fine diventa che la razionalizzazione significa sempre in qualche modo taglio. Nel caso specifico questo potenziamento avrebbe voluto vedere l'incremento delle autovetture da 2 a 3 e la diminuzione dei tempi dell'autobus, partendo appunto da 90 a 60 minuti, quindi con una frequenza maggiore. Tuttavia l'assetto di questa linea del 590, avendo comunque soppresso la linea 650 che parzialmente si sovrapponeva o comunque passava in un tratto di strada e congiungeva aree simili, ha creato un po' di disagi, soprattutto durante l'orario mattutino. Questo è evidente perché nella prima parte della giornata, Assessore, non le sfuggirà
che tra ragazzi che vanno a scuola, studenti, lavoratori e quant'altro, chi si muove con i mezzi ha necessità di avere una tempistica di passaggio delle autovetture sicuramente più rapida rispetto a tutto l'arco della giornata. Diciamo che l'interrogazione, come le dicevo, è volta a accendere un attimo il faro su questa problematica del 590 e capire, viste le reali esigenze della cittadinanza, come poter risolvere questa questione, consapevoli che andrebbe aumentato il numero di vetture, andrebbe diminuito il tempo, diciamo, gli intervalli di partenza delle autovetture. Penso di essere stata abbastanza chiara nell'interrogazione, queste erano le due richieste e quindi pertanto le chiedo se questi due aspetti sono possibili e con che tempistiche. Grazie. Grazie consigliera. Nell'ultimo periodo abbiamo affrontato diverse linee che stanno creando, diciamo, dei disagi. Molte di queste linee sono anche il risultato del frutto di questa razionalizzazione che come ogni qualvolta si modifica un assetto, ovviamente prima che vadano a regime hanno bisogno appunto di un assestamento. Insieme alla consigliera presidente della Commissione Mobilità Cristina Ariano abbiamo interloquito con gli uffici del Dipartimento, con ATAC e con Roma TPL, soprattutto per le linee 503, 663 e 664. È evidente che inseriremo anche la 590 come linea di studio. Abbiamo sottolineato che l'importanza dell'orario mattutino è fondamentale. La consigliera insieme alla Presidente hanno anche paventato una possibile interruzione, diciamo, del servizio scolastico se Roma Capitale non rende disponibili i mezzi per far arrivare gli studenti a scuola, anche perché parliamo di ragazzi che vanno alla fermata alle 7 del mattino per entrare alle 8, 8 e mezza, quindi non è che vanno alla fermata alle 8 per entrare alle 8 e un quarto, insomma, quindi in un'ora in teoria dovrebbe essere garantito lo spostamento da un quartiere a un altro per poter andare a scuola. Ovviamente è inutile che ve lo dico, è difficile poterlo fare, perché Roma è una città che ha una cultura dell'auto altissima, quindi i nostri mezzi si trovano in coda insieme alle auto, questa è una situazione, non dico da terzo mondo, ma quasi. E questo è frutto di una nostra cultura da cittadino romano. Io invito tutti, come sto cercando di fare con le mie deleghe, di incentivare una mobilità alternativa all'utilizzo dell'auto in generale, questo è paradossalmente di incentivo proprio all'auto, cioè l'auto va protetta, è un bene prezioso e deve essere utilizzato per chi lavora, per chi è un medico, per un'ambulanza, per portare un pacco a destinazione e spesso nel portare figli a scuola, nell'andare dalla mamma o dal figlio eccetera, si utilizza l'auto e invece potrebbe essere utilizzato anche un mezzo alternativo, quindi la mobilità alternativa è il futuro delle città moderne e serve proprio a svuotare le strade dal traffico e permettere magari ai nostri mezzi di avere delle corsie preferenziali più adeguate, di avere più chilometri appunto di corsie preferenziali e poter vedere finalmente arrivare in orario un mezzo pubblico. Fermo restando che nel mentre noi abbiamo richiesto l'aumento delle vetture su queste linee, la consigliera Ariano si sta battendo su questo anche perché dei nuovi autobus sono stati acquistati, purtroppo sono quelli lunghi e noi stiamo continuando a chiedere autobus corti, non si capisce bene perché non si riesca ad acquistarli, perché nei quartieri, nei nostri quartieri di periferia tra Gregna, Statuario, Quarto Miglio, Don Bosco, tutti quanti ci sono delle strade piccole dove purtroppo l'ennesima situazione di cultura dell'auto vede un parcheggio selvaggio che spesso crea il blocco dell'autobus, accavallandosi con le linee si perdono i passaggi e quindi c'è un aggravio per tutti, soprattutto nelle ore mattutine. Grazie.
Io mi ritengo parzialmente soddisfatta in quanto non abbiamo certezza né sull'esito di questo studio né tantomeno sui tempi di effettiva realizzazione. Volevo fare due puntualizzazioni. La prima è che effettivamente lei dice troviamo gli autobus in mezzo alle auto. Capisce quanto può scoraggiare una famiglia a prendere l'autobus sapendo che non passa la mattina? Quindi è un po' un cane che si morde la coda. Cerchiamo di incentivarlo questo servizio pubblico, di renderlo efficiente e poi a quel punto effettivamente potremo spingere l'acceleratore sulla modalità, sulla mobilità alternativa. La seconda questione, assessore, gli autobus lunghi, a prescindere dalle macchine, ed è vergognoso che una macchina possa interrompere un pubblico servizio, quindi andrebbe immediatamente presa e rimossa. Gli autobus lunghi non vanno bene per determinati quartieri perché hanno una morfologia e delle costruzioni e delle vie che non permetterebbero comunque il passaggio. Quindi d'accordo con lei sul chiedere la dimensione degli autobus, che sembra una banalità ma non lo è, adeguata alle zone che devono essere servite. Grazie. Vuole replicare, assessore? No. Allora andiamo alla successiva. La successiva è l'interrogazione numero 4/2020 a firma dei consiglieri Cerconi e Toti, avente ad oggetto criticità via Raimondo Scintu. Eh certo, assolutamente. Allora, assessore, anche in questo caso mi rivolgo a lei per una questione che probabilmente già conosce, che è la situazione di via Raimondo Scintu. È una situazione che riguarda sia un tema di viabilità che un tema di manutenzione. Via Raimondo Scintu è stata interessata ad alcuni lavori per l'ottenimento, per la realizzazione della pista ciclabile. Questa realizzazione della pista ciclabile avrebbe dovuto comportare l'intervento sull'intero manto stradale. Ora, questa cosa ancora non è avvenuta, cioè questo intervento di rifacimento manto stradale completo non è avvenuto, e non le sfuggirà, forse ha visto anche su Facebook o sui social diverse foto di quello che avviene nel momento in cui cade, piove. Semplicemente via Raimondo Scintu si allaga e diventa una piscina. Questo potrebbe dipendere, non abbiamo fatto i sopralluoghi, spero verranno fatti, da caditoie ostruite e da una serie di problematiche che riguardano anche la presenza di grandissime buche o di una strada completamente dissestata. Ora, il problema non è semplicemente la percorrenza della strada, ma è anche una questione di sicurezza stradale e di tutela del pedone, che è un utente oggi debole della strada. Pedone, parlo anche contestualmente di chi poi attraversa la ciclabile. Pertanto la richiesta che viene fatta nell'interrogazione è semplice. La prima è verificare in che tempi può essere fatta la manutenzione del manto stradale e contestualmente delle caditoie, perché se interveniamo sul manto stradale ma le caditoie poi risultano sempre ostruite, il problema non si risolve, anzi rischia di peggiorare perché l'acqua comunque rimane in superficie. E la seconda questione è l'installazione di dissuasori di velocità. Non le sfuggirà che ci sono alcune strade effettivamente molto pericolose dove, nonostante la situazione del manto stradale, nonostante il contesto generale, le macchine vanno ad altissima velocità. Quindi entrambe le cose, manutenzione da una parte e garanzia per la sicurezza dall'altra. Grazie. Per quanto riguarda le opere di dissuasione all'alta velocità, questo municipio insomma ha garantito una volta per tutte la possibilità di realizzare tutta una serie di interventi a partire dagli attraversamenti pedonali rialzati. L'ho garantito perché lo ha fatto, perché ci è riuscito, anche se non è previsto nel codice della strada, possono essere costruiti, lo ha dimostrato e ha fatto sì che la Direzione Generale del Comune di Roma emanasse una volta per tutte delle linee guida a tutti i municipi, quindi a tutte le direzioni tecniche, a tutte le polizie locali del territorio, per l'esecuzione di attraversamenti pedonali rialzati. Quindi oggi si può fare in tutti i municipi, basta volerlo, grazie al lavoro del Municipio 7 che poi ha condiviso con la Sindaca.
Detto questo, Viera Montoscintu sì, è stata interessata da un progetto di infrastruttura alternativa all'auto, la chiamo così perché chiamarla soltanto ciclabile oggi nel 2020 è riduttivo. Oggi esiste una micromobilità elettrica che grazie ad una, come dire, una missione trasversale anche in Parlamento italiano ha visto equiparate alle biciclette diversi strumenti elettrici che possono quindi essere presenti sulle nostre ciclabili e quindi è un'infrastruttura che ospiterà non solo le bici ma anche la micromobilità elettrica. La situazione di Viera Montoscintu, lì abbiamo fatto 3 interventi sulle caditoie perché vi confermo avveniva questo allagamento, avvenivano anche prima, il problema dell'infrastruttura fognaria bianca della capitale è un problema atavico, un problema antico. Noi vi faccio un esempio: a Piazza Don Bosco abbiamo scoperto una fogna chiusa, una fogna tombata, l'abbiamo chiamata così, l'abbiamo riesumata perché l'abbiamo scoperto tramite un cittadino che si vedeva allagato il suo scantinato con delle acque provenienti dalla strada, non riuscivamo a capire da dove venivano perché le fogne erano integre, salvo poi scoprire che tanti anni fa c'era una fogna, è stata completamente tombata, quella era rotta e quindi andava a dispersione. Cosa voglio dire con questo? Nel corso degli anni a Roma, quando si fanno i lavori, purtroppo non si mettono in sinergia quello che è uno dei principali aspetti da valutare nel momento in cui si mantiene una strada, ovvero lo smaltimento delle acque. Quindi quando si creavano le famose orecchie sulla Tuscolana, quando si creavano i marciapiedi per più larghi eccetera, non si rifaceva il tratto fognario e quindi si chiudeva tutto sommato, quindi l'infrastruttura dello smaltimento delle acque a Roma è povera, è poca e in più è ostruita. Nei 3 interventi che abbiamo effettuato su Viera Montoscintu abbiamo trovato non solo le caditoie ostruite ma anche tutta la condotta fino al collettore ostruita e quindi ci sono voluti 3 interventi per disostruirle tutte. Il problema del manto stradale è stato affrontato in parte in questo momento con la realizzazione della ciclabile e in altra parte ho predisposto un appalto straordinario perché bisognerà intervenire anche sulla sistemazione dell'apparato radicale, quindi con l'ausilio di un agronomo per la salute degli alberi, perché dobbiamo rifare tutti e due i tratti di Viera Montoscintu da una parte e dall'altra. Il bando è già pubblico, quindi si stanno già ricevendo le offerte, quindi i tempi tecnici di chiusura del bando, di controllo delle offerte e di assegnazione alla ditta e poi si potrà intervenire su Viera Montoscintu come previsto. Mi ritengo soddisfatta da questa prospettiva. Ovviamente, assessore, come sempre, se non dovesse realizzarsi da qui a un mese, 2 mesi, la realizzazione, magari ci ritroviamo in aula o la venga a trovare per capire a che punto stiamo. Grazie mille. Allora, scusate Presidente, scusi, io purtroppo avrei bisogno di recuperare le stampe dell'ordine del giorno e delle osservazioni che la segreteria mi dovrebbe portare tra poco, quindi se possiamo sospendere un minuto perché vorrei presentarle prima della trattazione dell'atto. La discussione? Che vuole dire? Ok, anche se però Valeria all'ordine del... Ah, tu dici perché lo mettiamo qui a disposizione di tutti. Allora sì, facciamo una cosa. Io fermerei un attimo e penso che veramente sia importante. L'inversione è finito. Grazie. Ah sì, facciamo quello, assolutamente. Sì. Facciamo la modifica al regolamento, assolutamente sì. Facciamo l'inversione. Chiamiamo quello. Allora, a questo punto discutiamo prima la proposta di deliberazione avente oggetto modifica articolo 47,2 del regolamento del municipio 7. Allora, la illustriamo noi d'ufficio o la vuole illustrare qualcuno?
Presidente, grazie, ma solo due parole in realtà, non è che dobbiamo... Sì, sono veramente due parole. Dobbiamo dire molto. Il discorso è che nell'ambito della revisione del numero dei componenti delle commissioni consigliari permanenti ci siamo resi conto a un certo punto il nostro regolamento, restando legato a vecchi principi comportamentali, aveva indicato un numero sovrabbondante di partecipanti alla commissione controllo e garanzia. Abbiamo fatto le nuove commissioni, ma bisogna aggiustare questo piccolo problema del regolamento. Da qui la proposta di delibera e la delibera da approvare per ridurre il numero dei partecipanti alla controllo e garanzia da 12, come era previsto in tempi precedenti, a 7, che sarebbe un numero il più in linea con quelli indicato con i suggerimenti del segretariato. Tutto qui, grazie Presidente. Lei, aggiungo solo una piccola cosa, questo è il primo passo per poter istituire la Commissione Controllo e Garanzia, il successivo sarà in capigruppo avere i nomi del Presidente e dei due Vicepresidenti in modo che possa essere scritta coi nomi e approvata al più presto, anche oggi se ci riusciamo, la disposizione in modo che il futuro Presidente, o se rimane lo stesso, potrà convocare già da martedì prossimo. Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Votazione? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Perfetto, 18 favorevoli, quindi viene... Ok, era fuori dichiaro, ok. Viene approvato e approviamo la immediata eseguibilità in modo che così possiamo subito ritenerlo esecutivo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, il nostro regolamento è cambiato perché è stata concessa l'immediata eseguibilità. Siamo però all'ultimo punto ormai, sono arrivati i documenti dalla segreteria? Sì, perfetto. Bisogna fare delle copie per... Stiamo firmando, però se qualcuno intanto le vuole vedere, non sono quelle che ancora firmate. Sì, benissimo. Queste sono solo le osservazioni, però. Adesso arrivano quelle firmate che sono passate. E l'ordine del giorno? C'è anche l'ordine del giorno. Qua c'è le osservazioni e l'ordine del giorno. Perfetto. Ok. Io vedo osservazione. Dove sta l'ordine? Non vedo l'ordine del giorno, però... Allora, intanto se volete, nell'attesa, ce le ho non firmate, solamente stampate, però se volete vedere, adesso arrivano, metteremo qui a disposizione la copia firmata, è solo per vedere le osservazioni. Le facciamo firmate o le facciamo così? Ma è solamente per leggerle, per dare l'opportunità di leggerle. L'ordine del giorno, come vedete? No. C'è solo l'osservazione. No, anche lo... Perfetto, adesso facciamo qualche altra copia. Le osservazioni. Sono tre copie e queste tre copie dell'ordine del giorno, ne facciamo un altro paio, loro quanti sono come gruppi? Non... Diamone una al Presidente così si rende conto. No, questa che è... che la vede con l'opposizione. Benissimo. Sì, ma non tantissime, cioè tre ce ne sono, altre tre, quattro. Allora, adesso arrivano le altre copie. Ecco, se volete fare le copie già firmate, ci sono le copie già firmate. Ma è uguale, non c'è problema, è la stessa cosa. Allora, avete tutti più o meno la copia? Adesso quante ne mancano, perché c'è Luciana che sta facendo altre copie? Sì, ne sta facendo. Allora facciamo una cosa, aspettiamo che arrivano, poi se volete io posso iniziare a dare la parola al consigliere Rinaldi che mi ha chiesto 30 minuti. Possiamo iniziare la chiamata?
Giovanna, sì. La? Già la delibera, l'hai tu, il sì. Titolo ce l'ha detto. No, sì. Allora. Allora, iniziamo la discussione sul punto, ormai diventato punto 5, proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta protocollo numero RC35125 del 2018, adozione della variante urbanistica al PRG vigente ai sensi della legge urbanistica numero 1150-1942 relativa alla ridefinizione del perimetro dell'ambito di valorizzazione C8 via Casilina, stazione Tuscolana, Vallo Ferro. E abbiamo la richiesta di 30 minuti. È concessa. Grazie, e quindi lascio la parola. Sarò breve. Sì, ci sono. Cerco di essere breve. Ho chiesto 30, ma penso che ci sono, come avete capito, delle osservazioni da voler aggiungere all'espressione di parere che in commissione è stato favorevole. E c'è poi la presentazione di un ordine del giorno che il consigliere presenterà alla fine della discussione. Allora, cominci. Grazie Presidente. Allora, si tratta quindi di una richiesta di adozione di una variante di piano regolatore che riguarda il vallo ferroviario di stazione Tuscolana. Dall'ambito che era il C8 è stato scorporato, stralciato un ambito C15, dove la proprietà praticamente di Ferrovie dello Stato viene convertita da uso di servizi a uso edificabile. Quello che abbiamo fatto è purtroppo nella trattazione di questo atto, di questa proposta di delibera, abbiamo avuto diverse difficoltà. Intanto abbiamo avuto 20 giorni di tempo per l'espressione parere, che è fisiologico per gli atti che ci vengono proposti. Che vengono proposti al municipio e che però si è scontrato tra virgolette con il discorso delle, a parte delle, del periodo di feste natalizie e con un blocco che avevamo richiesto dal segretariato che ci impediva di fare delle commissioni fino a che non avremmo rimodulato il numero dei commissari. Questa è storia ormai gestita, passata, che però su un tema così importante ci ha un po' obbligato a ricorrere a delle situazioni alternative. Per questo motivo io ho iniziato a rivolgermi intanto presso la Commissione Capitolina dalla Presidente Iorio, che ringrazio per avermi fatto intervenire, e lì ho avuto la possibilità quindi di raccontare quali erano le nostre difficoltà e di chiedere che questa trattazione fosse messa nella discussione d'Aula Capitolina successivamente alla nostra trattazione municipale. In tutto questo sono dovuto ricorrere anche se non era previsto specificatamente dalla proposta di delibera, dei percorsi di partecipazione con il territorio, grazie all'aiuto del comitato di quartiere di Villa Fiorelli, di alcuni liberi cittadini e di altre realtà come per esempio SCUP. Ho raccolto delle esigenze e questo è successo in due eventi particolari, oltre alle commissioni capitoline, ovvero quella dell'incontro presso l'ex deposito STA di Piazza Ragusa, dove l'assessore Vivace è riuscito ad ottenere anche la presenza dell'assessore Montuori e quindi la disponibilità dei locali con la Presidente Iorio. In quell'occasione abbiamo avuto quindi uno scambio anche con gli uffici tecnici, il Dipartimento PAO nella persona della dottoressa Silvia Capuro, dirigente dell'unità organizzativa Rigenerazione Urbana, che ha illustrato le schede del progetto, il tipo di intervento e quindi le modalità, e ha ascoltato anche alcune richieste che provenivano dal territorio. Sono state quindi elaborate poi delle osservazioni che abbiamo messo poi alla fine della trattazione, dove appunto gli aspetti erano sia quelli della riqualificazione della stazione, sia quelli della riqualificazione proprio del tessuto sociale. In particolare per questo aspetto c'è stato l'incontro presso l'Associazione Sport e Cultura Popolare, che sta proprio a via della stazione Tuscolana, nella quale abbiamo anche verificato qual è la loro attività, un'attività che purtroppo non risulta da nessuna parte. Questa è una cosa molto importante, perché questo tipo di realtà poi alla fine danno quel contributo al quartiere
che è molto importante dal punto di vista proprio dell'utilizzo e della possibilità di fruire di alcuni, chiamiamoli pseudoservizi, ma sono servizi diciamo a tutto tondo, perché comunque loro mettono a disposizione degli spazi per fare un po' di ginnastica, per fare yoga, per fare musica, quindi insomma sono delle realtà che poi sono invisibili dal punto di vista poi burocratico, ma sono realtà che esistono sul territorio. Quindi anche questo insomma è stato un aspetto che noi abbiamo di cui abbiamo tenuto conto, diciamo, nelle nostre riflessioni. Tutto questo poi si è concluso nella commissione convocata d'urgenza ieri, nella quale nuovamente abbiamo sempre rincontrato tutti i cittadini che hanno avuto modo di mettere a punto insomma le osservazioni, nelle quali abbiamo ricevuto anche altri interventi, altri contenuti, quali ad esempio i risultati parziali dei questionari che hanno raccolto il comitato di quartiere Villa Fiorelli, dove vengono elencati diversi bisogni, e in uno di questi, in particolare in quarta posizione, una delle risposte è stata: fate quello che volete, basta che ci togliete da questa situazione di degrado. Quindi abbiamo quindi matchato questo con quelli delle associazioni e quindi elaborato queste osservazioni. Allora, l'intervento ovviamente è importante, sapete tutti che è inquadrato in questo concorso internazionale dove partecipano diverse megalopoli nel mondo, è orientato ad un'implementazione ecosostenibile dell'intervento e quindi utilizzando, spero, non in cemento armato ma qualcosa di più appunto ecosostenibile. Quindi nelle cose che abbiamo raccolto abbiamo diciamo riflettuto sulla possibilità di avere degli insediamenti che non siano un residenziale nudo e crudo, insomma un residenziale che cercheremo di guidare nella realizzazione successiva, perché questa è una prima parte diciamo del processo che ci porterà poi alla fine nel vedere realizzato quello che chiediamo, speriamo, nelle modalità come lo stiamo pensando. L'ottica era quella di appunto di individuare 3 o 4 macro temi che potessero essere sviluppati in una fase successiva, perché in questa proposta di delibera noi stiamo parlando dell'adozione di una variante di piano regolatore, è una fase molto embrionale, per cui il processo partecipativo sarebbe stato, non dico inutile, però marginale. Nello stesso tempo, con questi incontri che ci ho tenuto insomma che fossero tenuti, abbiamo comunque individuato delle cose necessarie, quindi questi macro temi. E per cui, come dicevo, la fase successiva sarà quella poi dove andremo a definire meglio i requisiti per i progettisti, perché come già abbiamo avuto modo di discutere in precedenza, il progettista più ha dettagliati i requisiti, diciamo, utente di quello che si vuole vedere realizzato, e più il suo prodotto sarà appunto calzante sulle necessità che noi richiediamo. Quindi diciamo che già a maggio si dovrebbe aprire il bando per manifestazione di interesse e l'anno successivo dovrebbero essere presentati già i progetti. In questo lasso di tempo comunque la partecipazione è importante e sarà ovviamente richiesta, questo in modo esplicito, da percorso urbanistico, quindi non chiediamo niente di particolare, però ci abbiamo tenuto insomma a sottolineare che il municipio dovrà essere, questo anche con l'ordine del giorno che vedremo poi, parte diciamo il punto focale di questo percorso, perché come abbiamo fatto anche per quanto riguarda le agro, no? Nel discorso delle agro, il municipio è il territorio che poi vede calarsi queste realizzazioni nel territorio. Vorrei comunque ringraziare sia l'associazione SCUP, sia il comitato di Villa Fiorelli, sia i liberi cittadini che hanno partecipato a questi incontri, perché comunque quello che io ho detto, soprattutto andando nelle associazioni, ho detto: io non sono venuto per tranquillizzarvi, sono venuto anzi per smuovere un po' le coscienze e richiedere il vostro feedback, che ripeto è importante. Quindi ecco, poi nel corso della trattazione magari vedremo se c'è la necessità di approfondire altre cose sicuramente, poi magari vedremo nelle osservazioni, però ecco, per quanto riguarda il percorso che abbiamo fatto come istituzione municipio,
sull'affrontare il problema, questo è un po' il riassunto del tutto. Grazie. Allora, è stato più breve dei 30 minuti previsti. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Sulla generale. Sì. Sulle osservazioni tratteremo a parte dopo, Presidente, grazie. Grazie Presidente. Al pari di quanto già evidenziato nell'assemblea pubblica di Piazza Ragusa, io devo esplicitare alcune perplessità sull'impianto complessivo della delibera. Delibera importante di un pezzo molto molto importante del nostro territorio. È una variante che riguarda tutto l'ambito ferroviario, ma se ne stralcia solo una parte. E di questa parte vengono definiti due ambiti, caro Presidente. Un ambito A e un ambito B. Nell'ambito A si prevede una nuova edificazione con tutte le categorie ammesse. Ciò vuol dire che tutto il disegno che voi avete visto, non so quanti in commissione avete analizzato un po' le tavole, ma mi sembra che se ne siano visti pochi di disegni reali rispetto a quello che è questa variante. Quindi c'è una zona A dove ci potrà essere una nuova edificazione, ma io mi domando, il sub ambito B che riguarda quella zona bianca e riguarda essenzialmente l'area che sta a ridosso dei due istituti scolastici, Russell e l'Augusto, dove peraltro insiste un'area, la vela dello sport, mi domando a che serve inserirla se non si danno pari diritti e quindi le stesse categorie di intervento della zona B, della zona A che sta sopra. Quindi una già delle osservazioni, io non sono stato e naturalmente non ne faccio parte nella commissione urbanistica di cui avete discusso di questo aspetto, però già rendere paritario il fatto che in un ambito B stralciato mezzo ambito, vi invito a guardare le tavole di PRG perché l'ambito B riguardava anche la sede stradale di via Appia, precisamente tutta l'area di Ponte Lungo, quindi l'ambito di rigenerazione non si deve fermare all'Augusto, ma dovrebbe anche comprendere quel tratto che nel piano regolatore è indicato quale ambito di valorizzazione. Allora, se noi abbiamo stralciato di tutto questo ambito alcune cose che, come dire, che paventano una modifica del tessuto urbano, dove ci saranno 34.000 metri quadrati di edificato in più, sono tanti, dove 10.000 metri provengono dall'accordo della stazione di Trastevere, un accordo, un piano precedente, un piano di assetto che trasferisce ora a noi quell'edificazione che è solo residenziale. C'è un mix residenziale 20% commerciale, 20% residenziale. Io ho delle perplessità su questo piano perché per quanto sono, come dire, sono d'accordo che bisogna intervenire in qualsiasi modo, però qualcuno diceva nell'assemblea dobbiamo riempirla di contenuti. No, la delibera è già bella che è fatta, completa in ogni suo aspetto. Vi invito a guardarla, invito soprattutto a leggere la proposta completa e non so quanti di noi abbiano visto gli elaborati che bisogna cambiare per fare questa delibera
di variante al piano regolatore. Questa è l'elaborato, è la delibera per intero, che oggi guardiamo solo un foglio, ci capiamo ben poco. Allora, ho sottolineato in giallo quello che succede e le prospettive future. Io sono d'accordo che bisogna intervenire, anzi, già da Milano, precisamente da Milano, uno studio ha elaborato un planning vero a colore 3D, molto bello da vedere questa piastra enorme di servizi, alberghi, ristoranti che propongono nell'area. Io vi invito a guardarla perché poi tante cose non si vedono, ma in giro basta vederlo. Questo è il futurismo proposto per quell'area, dove al di sopra della stazione ferroviaria avviene quasi lo stesso sviluppo che vedete alla stazione Tiburtina. Nessuno, per carità, siamo tutti d'accordo che bisogna riqualificare la città. Mi diceva l'architetto del comune che bisogna ragionare come Milano, sono d'accordo, bisogna ragionare come Milano, poi solamente che il condominio per i palazzi verticali che fanno viene 1.500 euro al mese per poter pagare tutto il verde verticale, siamo d'accordo, preferisco quello orizzontale, quindi preferisco che il subambito B vengano date le stesse caratteristiche di quello A. Altrimenti noi perdiamo, come anche la Presidente ha fatto una dichiarazione qualche mese fa rispetto alla vela di via Andria e di via Gela, dove c'era la piscina che è stata sospesa nel 2003, non si sa perché, ma troppa burocrazia, troppo immobilismo. Quindi o diamo le stesse valenze ai due ambiti, oppure rischiamo di fare un recupero, quindi una ricollocazione di serie A a una di serie B, perché non capisco perché si deve poter rifare, ricostruire il tutto a ridosso della via della stazione Tuscolana e poi non lo possiamo fare nell'unica area 2.400 metri che abbiamo via Gela, via Adria. Vi invito a riflettere. Poi non voglio parlare del centro commerciale a ridosso della stazione Tuscolana, punto verde qualità al tempo, quando fu preso dal gestore attuale. Quindi non capisco questo. Un'altra cosa che dovremmo mettere nelle osservazioni, e qui lo dico al Presidente della Commissione Urbanistica, ma il contributo speciale qua se ne parla più, è stato abrogato. Cioè i servizi noi pensiamo di farli con i fichi secchi. Questa è una delibera che parte da lontano. Molti si sono permessi nell'area di venire, cercare di speculare anche su Piazza Ragusa e sulla Stefer, proponendo cose assurde. Addirittura fu chiamata la delibera Bisignani di notte per quello che veniva proposto, un grattacielo a sinistra della Stefer. Io vi inviterei, se i capigruppo lo ritengono, proprio per analizzare questi due o tre punti che noi dovremmo aggiungere nelle osservazioni. Uno è sulle categorie di intervento, quindi il subambito B deve avere qualcosa, non dare solo la manutenzione ordinaria e straordinaria. Che vuol dire? Vuol dire che quell'area dove doveva sorgere la piscina non potrà essere completata, non potranno avere gli spogliatoi. Ditemi come si fa a fare una superficie in più. Di questo si tratta. Quando noi ci è arrivata questa proposta di delibera da parte della Commissione già votata e qualcuno ribadisce che noi dobbiamo riempirla di contenuti, il municipio deve riempirla di questo contenuto, deve riempirla del fatto che il contributo per i servizi, per gli standard vanno aggiunti, devono essere complessivi, che forse sono eccessivi tutti i metri quadrati che verranno realizzati in quell'area. Abbiamo bisogno più di servizi, giustamente io leggevo solo adesso delle osservazioni in cui si scrive quello che in più dovrà richiedere questa, ma mi sembra pochino quello che chiediamo. Il succo non è nei punti, il succo è nel modificare gli indici della delibera. Quindi modificare cosa si può fare in un ambito rispetto a un altro. E sono due gli ambiti. Già abbiamo stralciato l'ambito da un ambito complessivo e questo può andar bene perché vedo che nelle osservazioni qualcuno l'ha scritto di considerarlo complessivamente. Noi sì possiamo fare dei sottoprogetti, però poi le categorie ammissibili devono essere gli stessi. Quindi io propongo, e non so se la conferenza dei capigruppi e la Presidenza può accordare, altrimenti io presento
questa osservazione aggiuntiva rispetto alla delibera generale. Lì è un'area molto importante, non si può fare un pronto soccorso così puntuale, è un'area complessiva che va guardata nell'interesse generale dell'urbanistica. Cioè, i servizi mancano lì, è inutile che abbassiamo il livello della 1444 del 68, cioè gli standard urbanistici, lì ci devono venire 22 metri all'abitante di servizi, non può essere declassificata adesso. Cosa vi devo far vedere rispetto? Io vorrei solamente che tutti i consiglieri potessero leggere questo atto che il municipio, la nostra presidenza del consiglio ha inoltrato a tutti, per capire di che cosa si sta parlando. Si sta parlando di una variante al PRG, dove gli elaborati da cambiare sono tanti, anche le norme tecniche. Quindi le regole, il sistema delle regole va cambiato perché ripeto, in una zona molto piccola noi concentreremo un'edificazione di 24.000 metri quadrati. 24.000 metri quadrati, che per gli urbanisti non sono tanti, ma per noi che abbiamo vissuto nell'ex nono non avevamo terreni da edificare, avevamo solo zone da cercare di riqualificare, ci siamo riusciti poco, in parte forse col parco della Caffarella un po', però con questo modello di delibera non si arriva in porto e presuppongo che si sia partito di nuovo male, perché l'accordo delle ferrovie che deve riproporre i 10.000 metri di edificato di nuovo a ridosso della Tuscolana, se li porta da Trastevere, è discutibile. Allora, non è vero che in questo piano è inserito via Assisi, perché fa parte, non è inserito proprio, perché l'ambito A e l'ambito B non tocca proprio la sponda della ferrovia lato via Assisi. Per il questo, tempo è scaduto, grazie, da Presidente, un minuto. Naturalmente sì. Nel momento delle osservazioni, se vogliono ragionare nella conferenza dei capigruppi, io propongo una, visto che non ne abbiamo discusso e poi c'è stato un blocco così lungo, avremmo avuto modo di parlarne in commissione prima, ma non è stato possibile, non si possono varare con una delibera così veloce in consiglio municipale, che è l'unico poi che è delegato a dire qualcosa su questo aspetto. Dovremmo ragionare di più e proporre qualcosa che chieda di più, soprattutto infatti di denaro, perché i servizi si fanno solo con i contributi straordinari e da questa delibera sono spariti i contributi straordinari. Grazie Presidente. Altri interventi? Mi pare che c'era la consigliera Vitrotti. Allora, grazie Presidente. Allora, ritengo che questa sia una discussione che questo atto meritasse una discussione un pochino diversa, un po' più articolata, ma chi mi ha preceduto, in primis il Presidente della Commissione, ha già spiegato anche a chi ieri era presente in Commissione il motivo per il quale, diciamo, abbiamo avuto degli oggettivi problemi di confronto. E ritengo che questa sia una delibera interessante e credo che sia anche un'opportunità per un'amministrazione, perché contiene al suo interno diversi elementi. Intanto si occupa di una situazione e di un quadrante specifico del nostro municipio che da sempre, cioè almeno da quando siamo nuovo settimo municipio e quindi da quando ci dobbiamo occupare anche di quella parte lì, gli abitanti ci riportano una situazione di oggettiva difficoltà nella situazione di vero degrado, per sintetizzarla, dell'area che è adiacente alla stazione Tuscolana e di oggettive criticità dal punto di vista della mobilità.
anche delle connessioni. Cioè, addirittura qualcuno dice: parliamo di un piccolo pezzo del nostro territorio, ma che nonostante questo ha una cesura al suo interno, addirittura sembra una parte e l'altra della città, mentre le due dovrebbero essere, diciamo, dovrebbero combaciare in modo anche urbanisticamente collegato e anche in modo urbanisticamente presentabile e concettualmente con le sue potenzialità. Perché ci sono? Perché ci sono delle caratteristiche che hanno imposto, e questa delibera lo riporta, la discussione e anche l'interesse di diversi stakeholders, ieri l'abbiamo usato diverse volte in commissione, la compartecipazione e l'interessamento da parte di Ferrovie dello Stato da una parte, Regione Lazio dall'altra, Comune di Roma, per occuparsi di una situazione della quale occorre, sulla quale occorre oggettivamente intervenire, e questa, definiamola così, almeno la definisco io così, questa potrebbe essere un'opportunità. Io non dico solo un'opportunità per quel pezzo di territorio, ma un'opportunità anche per un'amministrazione. Perché se veramente un'amministrazione, a differenza di quanto è stato fatto per esempio all'inizio anche di questa consigliatura o negli anni precedenti, si vuole veramente intestare le capacità di creare dei processi urbanistici che lasciano un segno nella nostra parte di città della quale ci dobbiamo occupare, io penso che questa sia l'occasione giusta. E dico anche perché come ho detto ieri, questa delibera ha al suo interno una storia, è vero, parte da lontano, parte da accordi tra Comune di Roma, Regione Lazio e RFI nel 2006, confermati negli anni successivi, c'è un impegno mantenuto e ripetuto nel tempo che non ha visto sempre tutti e tre gli attori attivi a procedere negli impegni presi, però si è arrivati ad un punto in cui la Regione Lazio ha avviato un percorso con una riqualificazione che dovrebbe avviare a breve sulla stazione Tuscolana, creando un nuovo hub che può competere con la stazione Termini e la stazione Tiburtina, e questo sarebbe già una notizia per quel pezzo di territorio, perché come sapete quel pezzo molto degradato oggi ha delle caratteristiche particolari anche di delinquenza, insomma ci sono delle oggettive criticità e anche di degrado che possiamo andare a constatare ogni volta che vogliamo, perché sta sempre lì, insomma non è che cambia la situazione. Quindi dall'altra parte il Comune di Roma, come sapete bene perché questa maggioranza lo ha confermato, ha portato avanti alcuni atti come il PUMS, in cui prendeva atto della cesura di cui parlavo all'inizio ad esempio, e inseriva in quel piano urbano di mobilità sostenibile la necessità di intervenire con un collegamento sotterraneo, non sotterraneo, c'è in quella previsione di piano da inserire per poter collegare finalmente quel pezzo di la stazione Tuscolana con la metro A. Dall'altra parte sempre il Comune di Roma ha potenziato quello che in questa delibera viene citato come l'anello verde, cioè cercare di creare attorno alle stazioni un progetto anche di riqualificazione urbana per garantire appunto anche un decoro urbano che non lasci alle singole stazioni quel senso anche di pesantezza, di povertà anche urbanistica, ma cercare di arredarlo e corredarlo dal punto di vista urbano. Infine, ma non tantissimo tempo fa, forse era proprio dicembre, il Comune di Roma, e noi abbiamo espresso un voto in consiglio su questo, ha aderito a Siforti Reinventing City, che è questo bando internazionale in cui ci sono tantissime opportunità per la città di Roma. Cosa succede? Sì, è vero, noi oggi siamo chiamati, e scusate se ho dovuto se mi sono dilungata, ma la storia secondo me bisogna metterla anche un po' in fila, perché questa delibera lo fa giustamente.
Allora, che cosa succede? Che oggi noi dobbiamo, ci chiedono di ridefinire un ambito, quindi la ridefinizione, leggo, del perimetro dell'ambito di valorizzazione C8 via Casilina, stazione Tuscolana, Vallo Ferroviario. Quindi, è vero, dobbiamo approvare una variante al piano regolatore vigente, perché? Perché nelle varie interlocuzioni che ci sono state con RFI in particolare, si è mostrata un interesse da parte di Ferrovie di, diciamo, liberarsi di un po' di cubatura che c'era sulla stazione di stazione Trastevere per spostarla su stazione Tuscolana. Contestualmente RFI nelle varie interlocuzioni ci sono state, ha mostrato anche la sua disponibilità e ha aderito al progetto Reinventing City. Tutte queste cose messe in fila fanno di questo progetto, secondo me, un'occasione sulla quale non dobbiamo né sottovalutarne le criticità, né però sottovalutarne l'impatto e l'importanza. Uno, perché? Primo, stiamo parlando di un intervento che si farà nella città consolidata, lo dicevo ieri in commissione, quindi parliamo sì effettivamente di una piccola fetta di territorio, però ieri c'è stato fornito tra l'altro un documento da parte del Dipartimento Urbanistica, proprio della direzione della rigenerazione urbana, in cui sono elencate le cose che ci saranno e le cose che non ci saranno, anche se per me quella diventa la fase 2, ma è giusto che ci siano queste informazioni adesso, in cui per esempio sono escluse delle destinazioni sia nel sub A che nel sub B. Quindi grandi strutture di vendita, commercio all'ingrosso, depositi, magazzini, qualcuno ieri traduceva non avremo un centro commerciale, anche perché non ci sarebbe lo spazio forse neanche per immaginarlo, ma visto quello che c'è stato in quel pezzo di territorio non sarebbe escluso magari farlo chissà dove, sono riusciti a tirarlo fuori in un non so quanti. E in più ci sono tutte le descrizioni e tutti gli obiettivi, quindi quel comparto C8 di cui ci dobbiamo occupare oggi ha per questioni oggettive, cioè bisogna intervenire su quella variante, perché altrimenti, oggi dice la delibera, non ci sarebbero quelle condizioni, cioè ora la pagina 4 è abbastanza chiara e forse però gli atti quando non ci arrivano, ma quando ci arrivano magari sarebbe anche il caso di leggerli con una certa attenzione. E io lo faccio. L'individuazione di un nuovo ambito di intervento tramite la ridefinizione dell'ambito di valorizzazione C8 agevolerebbe l'avvio della pianificazione, progettazione ed attuazione dell'area ferroviaria tuscolana. Questo per me è, come dicevo ieri, da una parte un'occasione, perché questo ti permette direttamente di passare alla fase attuativa, dall'altra emerge la prima criticità. Noi oggi ragioniamo sullo stralcio. E quindi leggevo tra le osservazioni, dopo c'è una intenzione di voler salvaguardare tutto là, perché è ovvio che lavorando sullo stralcio, cosa che ci chiede questa delibera, cioè oggi parliamo di quello, non parliamo del mondo intero, parliamo di quel segmento lì, quella particella lì, per essere io, l'urbanistica la rispetto molto, ma siccome è talmente tecnica, è talmente complicata, io ci vado sempre con un po' di delicatezza, perché si fa confusione con una certa facilità, invece carte alla mano a volte, diciamo, aiuta, ci sono delle norme tecniche di attuazione sulle quali non possiamo, e ci sono delle leggi urbanissime che per quanto datate danno una certa indicazione e dalle quali se si scappa si incorre in un processo diverso. Quindi qui il primo problema, ragionando sullo stralcio ci può essere il problema che, però vi chiedo una tolleranza anche minima, però lo ritengo veramente essenziale. C'è la possibilità ovviamente solo di ragionare lì, e dall'altra parte non ti dà la possibilità di ragionare diciamo, unitariamente su tutto il progetto e su tutta l'area, però stai nella fase attuativa. Contestualmente, proprio perché bisogna leggere le cose, quando noi abbiamo la disponibilità di un bando internazionale sul quale ci sono ovviamente dei fondi e sul quale ci sono ovviamente degli investimenti importanti che possono ricadere su questo pezzo di territorio, io penso che, e devo dire e ringraziare anche la maggioranza, perché quando la discutemmo qui
qualcuno mi prese anche un po' in giro dicendo ma lì vogliamo parlare, i privati fanno i privati, il pubblico fa il pubblico. No, mettiamoli insieme sullo stesso tavolo invece, perché forse possono ragionare insieme. È successo esattamente questo. Quando dopo siamo arrivati in consiglio comunale, è successo esattamente questo. C'è stato un passaggio successivo in cui si è preso atto che per fare delle grandi opere di trasformazione urbana e di riqualificazione, perché qui parliamo di rigenerazione urbana, andatevelo a leggere il bando Sì Forti, è questo, e è un'occasione importante, mettere tutto in fila aiuterebbe il Comune di Roma ad uscire da una situazione per la quale le attuali risorse pubbliche non permetterebbero di intervenire. Però, e io su questo poi accenno e chiudo, secondo me una timidezza nell'atto che ho letto sulle osservazioni. Secondo me dobbiamo essere espliciti. A me, non, per dirlo, non basta avere tutte le rassicurazioni da parte delle diverse step che ci saranno nella fase di partecipazione e di progettazione, che sono garantiti dalle normative, che sono, va tutto bene. Però io penso che noi, come dicevo ieri e lo ribadisco qui, abbiamo la possibilità di determinare anche come ente territoriale un indirizzo durante la prima fase, che è quella della presentazione della manifestazione di interesse, lo ricordavo prima, del bando internazionale Reinventing City. Penso che lì noi possiamo andare a vedere le carte, possiamo capire effettivamente che direzione prende questo progetto. Ribadisco, secondo me è un'opportunità sulla quale la maggioranza ha, diciamo, ieri già esplicitato, noi ci siamo presi ulteriore tempo per cercare di rimettere in fila le cose, ma sulla quale credo che un'amministrazione non possa tirarsi assolutamente indietro. Grazie. Grazie consigliera, altri interventi ci sono? Prego consigliere. Grazie Presidente. Prendo spunto dalle numerosi pensieri che la collega adesso ha esternato per mettere in evidenza quello che, al di là della storia, che c'è sempre un inizio e una fine in tutti i vari passaggi, quello che noi dobbiamo tener conto come istituzione è poter comunque indurre l'amministrazione centrale ad avere un ruolo ben preciso, quindi quello di essere un attore principale. La frase sembra banale, no? Un attore principale è quello che gestisce, insomma, poi quello che è la parte che gli compete, no? Con forza, determinazione, con correttezza, con vantaggio, visto che comunque poi è quello che dà le carte. Cioè, l'amministrazione comunale è quella che deciderà sulla variante. Se non c'è variante, non c'è bando internazionale, non c'è investitori, non ci sono RFI, non c'è fondi privati che mettono i soldi, non c'è niente. Per cui dobbiamo partire da qui, da questa consapevolezza di avere una forza nel gestire tutto quello che la collega, no, molto carinamente, partendo dal 32, ha messo insieme una serie di dati veri che comunque danno la sensazione che da tempo si cerca di trovare una soluzione, o meglio, le ferrovie cercano di trovare una soluzione a quello che hanno a disposizione. Ora, perché dico la forza? Perché se il Comune, come si diceva, no, non riesce ad avere un ruolo preciso, importante in questo percorso, succede quello, non ci saranno i centri commerciali, ci mancherebbe altro, ma succede quello che nel piccolo centro commerciale, diciamo così, dell'ex nono municipio denominato Appio, il Comune non è che l'ha fatta da attore principale, l'ha fatta da comparsata il ruolo. Perché il privato ha fatto quello che doveva fare e la parte pubblica non ci è. Chiaro? Dice sì, vabbè, ma che era un pezzettino di cosa, lì non è che mo stiamo a vedere, questa è una cosa più grande, per l'amor di Dio, no? Qui c'è un interesse diverso. Però intanto il risultato
di quell'intervento che ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, la parte pubblica, quindi, che doveva camminare parallelamente al privato, sta ancora agli antipodi. Anzi, no, qualcosa abbiamo fatto, tre progetti modificati, rimodificati, soldi spesi per la progettazione, ma neanche ci sa quando c'è un'idea di spostare il mercato in quella struttura. Ora qualcuno può pensare, ma perché il consigliere Giuliano mette in relazione questa roba? Perché il consigliere Giuliano pensa che dal punto di vista urbanistico ci debba essere una coerenza, ci debba essere una programmazione, una visione, ma anche una coerenza. Per cui se tu vuoi far rispettare certe cose, agli strumenti li metti a disposizione, li devi far attuare, li devi far comunque rispettare. Quindi, fra le tante perplessità, a me questa è la paura che mi emerge maggiormente. Avrà il Comune di Roma la forza di poter comunque, non dico gestire, ma stare dentro questo percorso con condizione chiara per quello che serve alla sua città, non per quello che emerge come risultato per chi investe? A me è questo che mi preoccupa. Mi preoccupa non per l'incapacità dei soggetti, mi preoccupa nella forza che un'amministrazione comunale negli ultimi tempi non ha mai dimostrato, soprattutto sull'urbanistica, dove negli ultimi anni la città è bloccata, non c'è una visione urbanistica. Però poi arrivano tramite questo bando internazionale, ok, ci vengono a dettare tra virgolette le linee, perché mi sembra che qualcuno non abbia fatto i conti senza l'oste, capito? Cioè facciamo il bando, partecipiamo, reinventiamo la city, no? Perché sono belli i nomi inglesi, reinventing city, reinventiamo tutto, mettiamo i conti eccetera, ma abbiamo chiesto all'amministrazione se la variante la fa. E certo, voi direte, certo che hanno chiesto, ma è normale, non ci sarà stato un tavolo. Bene, allora se questo è stato fatto, allora uno dovrebbe stare più tranquillo, perché dice comunque l'amministrazione è che sta a dormire, cioè non è che ha capito che non sa quello che deve fare. In una variante è tutto, no? In una variante urbanistica, un piano regolatore vigente, e faccio la premessa perché mi interessa più mettere in evidenza questo che altro, cioè questa amministrazione, se qualcuno gli avesse chiesto di fare una variante al piano regolatore, l'avrebbe cacciato via a pedate. Dice non esiste fare una variante, che stai a variare? Però di fronte ai poteri, non dico forti, perché come si dice un amico mio, nel forte i soldati fanno altre cose, ma di fronte a una economicità non indifferente, a un movimento di denaro che inizia e parte non si sa quando finisce, ok? Di fronte a questo probabilmente qualcuno ha più interessi affinché questa cosa venga presa in considerazione. Questo è dal lato ovviamente, grazie Presidente, questo è dal lato ovviamente amministrativo. Poi è normale che c'è il riscontro territoriale. Se ci mettiamo da quest'altra parte, quindi dalla parte comunale, dobbiamo essere in grado di poter fare tutti i percorsi senza, no, permettere di sbagliarci, perché poi queste cose rimangono, poi domani, no, come dicevo, non ci saranno i centri commerciali in quell'area, ma lo sapete quanti centri commerciali abbiamo dentro il nostro municipio? Il più alto numero, e non posso pensare che qualcuno l'abbia voluti, no? Eppure sono stati fatti, quindi di che cosa parliamo? Non è che ci sarà un centro commerciale, voglio dire, non mi interessa se ci sarà o non ci sarà, quello che interessa è capire dalla delibera, quindi dalla variante, che deve governare la variante, il processo e il bando, non che il bando governa la variante.
ok? È la variante che governa il bando e quindi quello che ci deve essere dentro. Ma è scritto, ragazzi, noi dove ci stiamo noi a Spertica e Meningi, o le tempie, cioè quello che comporta una variante urbanistica con tutti i suoi derivati è ben scritto, lo sanno tutti a livello ovviamente dipartimento, quali sono i criteri, i parametri, le percentuali, e l'amministrazione comunale la deve fare la parte da leone, cioè non è che deve attenersi a un 20% ne so, di parte a verde, può chiedere anche il 30%. E lì a trattativa al tavolo, sotto al 20 non ci scendi, ma al 30 lo chiedi e lo puoi ottenere, perché se no non ti do la variante. Banale. Però torniamo al discorso del territorio. È normale che da una parte dobbiamo avere un biglietto da visita, una figura, dall'altra parte, stando vicino a gente, qualcuno dice, come ci diceva il comitato l'altro giorno in commissione, una cosa che ci ha dato all'occhio, no? nelle varie insomma, diffusioni di quello che è di pareri, dice ma al quarto punto un 20% dice fate quello che vi pare purché fate qualcosa, perché poi nell'immaginario collettivo quello che emerge che lì c'è il degrado, che c'è, non c'è comunque la mano dell'uomo, non c'è comunque la mano, capito, a decoro, non ci sono servizi, non c'è uno spazio dei metri quadri di superficie lasciati a se stessi. Ma è anche vero che il presidente della commissione mi guarda e mi dice, e sta pensando giustamente, ma non è che io per mettere a sistemare uno spazio che diciamo di proprietà devo dargli per forza la cubatura, lo può fare a prescindere, no? Cioè sei di proprietà, te la sistemi l'aria e insomma ci fai quello che devi fare, insomma, non è che c'è bisogno che io te devo dare cubatura perché sennò tu non c'hai la possibilità di metterla diciamo a posto. Ed è questo è stato uno degli ultimi 20 anni lo strumento che ha sempre cavalcato l'amministrazione comunale nei municipi, no? Se vuoi qualcosa tu mi dai la cubatura, dicevano i privati, io ti faccio il servizio, perché l'amministrazione non c'ha i soldi. Non ci ha mai avuto i soldi, è sempre stata una scusa, non ci ha mai avuto i soldi, per cui do al privato quello che potrei fare io, come pubblico. E quindi il meccanismo è stato sempre quello, un po' ricattatorio, no? E tu te prendi quello che te danno. Ora, in questo quadrante dovrebbe l'amministrazione dire va bene, io ti faccio la variante, governo i numeri, mi dai di più e mi dai uno spazio pubblico, me lo devi girare, me lo devi garantire al fine di poter io in quel quadrante, io amministrazione, sistemare un po' le cose. Tanto tu non lo fai, a te ti serve la cubatura per edificare, ti serve la cubatura di rientro, ti serve la cubatura che ti produce economicità. Io amministrazione invece sto andando verso la fine. Altro minuto. No, io lo concedo cortesemente. Grazie, però. Visto che è importante che uno possa. Me l'ho concesso agli altri consiglieri. Grazie Presidente, non avevo dubbi. Guardi, rimango anche 15 secondi così perché lei me l'ha dato e lo sfrutto anche in questo modo. Però a lui non gliel'ha dato, ce l'ha lei col consigliere Ciancio, va bene. Ti ho difeso Ciancio. Ah, non ce l'ha lei, mi scusi. Era l'altra che ce l'ha, il presidente quello in pectore che non aveva. No, vabbè, scherziamo. Allora, e andando a concludere, io ho le mie perplessità, ma non di quello che farebbe, cioè di quello che sarebbe utile fare, non di chi sta su quel territorio. E comunque gli abitanti che anche dietro a un'informativa tirerebbero fuori cose logiche. Non ho dubbio di questo, di quello che emerge dal quadrante. Ho dubbio nelle procedure, che se non vengono seguite, già per fare le cose ovvie ci vogliono degli anni. Pensate se non vengono seguite, non vengono governate come si deve, quale possano essere i risultati che ne emergono. Perché una volta dopo fatto, dopo non si cambia. Io vi dico solo e chiudo con un passaggio. Negli anni, nel 2001 mi hanno raccontato che quando è stato fatto IKEA, ok? Sapete dove sta IKEA? In quell'area era previsto un piano regolatore di
abitazione, ok, di housing, non proprio housing, ma di comunque di edilizia agevolata, con tutta una serie di soci già fatti, con tutte le cooperative già in movimento. A un certo punto la sovrintendenza, che ti viene a dire di tutto e di più pure sotto casa, lì doveva non dare la possibilità, perché sotto al parcheggio ci passa la strada romana, chiaro? Eppure la sovrintendenza di colpo si è liquefatta, non c'è stata più, e hanno spostato, addirittura annullato il piano delle cooperative di soci che avevano chiesto una casa per fare IKEA. Uscì uno striscione sul raccordo: municipio settimo ladri, chiaro? Siete attenti, siete molto attenti, bravi, bravi, bravi. No, mi fa piacere questo, perché uno può dire qualche cazzata, invece voi giustamente qualche stupidaggine, però giustamente il concetto l'avete capito, grazie. Era il municipio decimo, in solitudine, perché il nono queste cose non le faceva, colpa no, io non c'ero, ma chi c'era è stato messo alla cugna. Concluda. E chi c'era lo sa, quindi voglio dire, non facciamo sbagli per i quali non possiamo più recuperare. È vero, noi siamo di prossimità come istituzione, però se dobbiamo stare dentro a questa cosa e dobbiamo giocarci questa fish, io capisco che il poker è un gioco strano, bisogna andare avanti per vedere quello che succede, ma se dobbiamo farlo dobbiamo condizionare questo municipio, l'amministrazione e il dipartimento a starci dentro, non come stadio da Roma, sì, no, davvero, famo, spostiamo, eccetera, perché so 5 anni che ancora non si è fatto niente, chiaro? Quindi o siamo forti o diamo delle indicazioni, o se no è meglio non fare proprio nulla, si fa più bella figura. Grazie. Grazie consigliere, altri interventi? Prego consigliera Cerconi. Buongiorno a tutti, io prenderò veramente 2 minuti, perché in realtà ieri abbiamo fatto un buon lavoro nella commissione, e prendo 2 minuti per fare 2 considerazioni. La prima è il ringraziamento a tutte le associazioni che abbiamo partecipato, io ho qua il comitato di quartiere Tuscolano Villa Fiorelli che ha fatto un ottimo lavoro. Questo significa cosa? Che abbiamo una responsabilità grande, grandissima, e come dicevo anche ieri in commissione, noi l'impatto di quello che stiamo votando oggi probabilmente non lo vedremo domani, non lo vedremo tra 3 giorni, ma tra 10-15 anni dobbiamo preoccuparci di quello che sarà questa zona, che è una zona che ha effettivamente necessità di una riqualificazione, e questo è necessario ribadirlo. Io lo so che sono poco interessante, però prendo 2 minuti, veramente 2, per... Cortesemente consiglieri, ascoltiamo la consigliera Cerconi, grazie. Abbiamo necessità di intervenire su questo quadrante, perché obiettivamente il degrado, l'incuria, la mancanza anche di sicurezza, parlavamo l'altro giorno dell'attraversamento del ponte, ci sono comunque delle questioni che vanno risolte, e forse questa è l'occasione giusta. Ma la vera domanda è: questo municipio ha la forza politica di imporsi anche nei confronti del comune e chiedere effettivamente di essere ascoltato e di essere preso in considerazione? Perché io penso che sia stato fatto, e l'altro giorno mi rivolgo anche al presidente della commissione urbanistica, che ho visto che mi ha attaccato sui social, e questo mi dispiace, sì, l'ho nominato così potrà replicare, mi dispiace perché sì, effettivamente io ho scritto sui social che un po' il comune in qualche modo pensava di essersela cavata, cioè di farci passare questa variante così, di mandarla in municipio, 2 mesi di stop delle commissioni. Sta succedendo? Ah, scusate, 2 mesi di stop delle commissioni e di farci in qualche modo buttare un po' di fumo negli occhi, farci votare o far passare questa variante e di farci stare zitti. E invece no,
Invece no, perché come opposizioni appena abbiamo istituito le commissioni abbiamo depositato una richiesta di commissione urgente che è stata accolta, e per questo io lo ringrazio, non lo critico, perché ieri è stata l'occasione non solo per confrontarci come consiglieri ma per sentire anche quello che avevano da dire i cittadini intervenuti. Quindi a volte invito anche, insomma, il consigliere, prima di fare alcune critiche e di dire che non mi ero presentata nelle assemblee, ovviamente, perché io ritengo opportuno, visto che credo nella democrazia, ritengo opportuno che ci siano nei luoghi deputati le discussioni corrette. Io vi chiedo scusate, perdonatemi, perché non c'è 3 secondi di tranquillità, grazie. E quindi ritengo che la scelta di richiedere il passaggio in commissione sia stata una scelta giusta che oggi rivendichiamo, e credo che se ne sia accorta anche la maggioranza, che ieri con noi ha parzialmente condiviso alcune osservazioni e ci ha permesso una discussione. Mancavano i tecnici, che forse era la, diciamo, la parte anche più interessante da sentire, ma devo dire che la discussione, ce la posso fare più, perdonatemi, ma anche la pazienza ha un limite. Devo dire che la discussione ha tirato fuori quelle che sono state le effettive problematiche, che sono e che saranno le effettive problematiche. Non voglio ripetere ciò che hanno detto prima di me i colleghi, perché è stata fatta una, diciamo, un quadro generale molto corretto. Per quanto riguarda il gruppo Lega posso dire questo, e ribadisco che siamo favorevoli a un intervento in questo ambito, ma siamo favorevoli a questo intervento nella misura in cui il municipio dica la sua all'interno di un intervento più grande, che è quello comunale, regionale e del rapporto con Ferrovie dello Stato. Questo è necessario perché nessuno meglio di questo municipio, che ascolta i cittadini, che conosce il territorio, può sapere quali sono le esigenze. Condivido la necessità di andare ad aumentare nell'ambito, diciamo, di realizzazione degli spazi pubblici, e poi magari lo affrontiamo, Presidente, quando ci saranno le osservazioni avremo modo di intervenire. Condivido le osservazioni che sono state fatte e che vengono condivise dal Movimento 5 Stelle e che ci ripropongono e ci rimettono in una situazione di centralità rispetto alla quale eravamo stati un po' buttati fuori, perché il Comune la fa più da padrone. Credo che possa essere fatto, e il Presidente Rinaldi magari potrà essere, ecco, non portavoce, ma potrà essere in qualche modo fautore di questa cosa, nelle prossime settimane o nel momento in cui ci saranno gli atti successivi a questa nostra votazione, potremmo riaffrontare questa questione in Commissione Urbanistica con tutte le parti interessate, quindi intendo i singoli cittadini, i comitati di quartiere, eventualmente anche ascoltando Ferrovie dello Stato e il Comune, al fine di avere qualche rassicurazione, perché io ieri raccontavo, o comunque ho ribadito la questione del mercato Appio, e effettivamente negli anni purtroppo il Comune, e intendo in questo caso municipio, comune, l'amministrazione pubblica, non è stata in grado di sbattere i pugni sul tavolo e di imporsi nei confronti del privato, perché non siamo contro una collaborazione pubblico e privato, ma la collaborazione pubblico e privato non può sempre andare a distruggere o comunque a detrimento di quella che è la parte pubblica. Noi abbiamo bisogno oggi di parchi, abbiamo bisogno di garantire servizi pubblici ai cittadini, pertanto ci riserviamo, insomma, di votare le osservazioni e l'ordine del giorno. Per il momento ringrazio veramente tutti, Presidente Rinaldi compreso, i cittadini e i comitati di quartiere, per il grandissimo lavoro che hanno svolto nell'interesse mai personale, ma nell'interesse dei cittadini e delle future generazioni, che ci auguriamo continuino, insomma, a vivere nel nostro territorio. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi ci sono? Prego consigliere. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Buongiorno anche ai cittadini che sono presenti in aula. Ed è proprio
per quelli e per il fatto che comunque è presente una registrazione, quindi anche qualche altro cittadino indifferito avrà la possibilità di guardare i lavori di questo consiglio, vorrei che venisse ristabilita un attimo la verità. Non ho gradito molto l'ultimo intervento perché sono state volontariamente omesse o trasformate alcune informazioni. Primo, il passaggio in commissione non è che lo chiede la Lega, è previsto dal regolamento. Una proposta di delibera che arriva in questo municipio deve passare in commissione, nelle commissioni competenti, prima di arrivare in consiglio municipale. Quindi non l'ha chiesto la Lega, sarebbe comunque passata in commissione. I lavori delle commissioni sono stati stoppati non perché noi li abbiamo bloccati, ma perché ci siamo dovuti adeguare ad un'indicazione del segretariato del Comune di Roma, quindi non abbiamo bloccato i lavori. Rispetto a quello che veniva riferito come degli incontri fatti tra i cittadini, eccetera, ristabiliamo anche la verità su questo. Alcuni di quegli incontri sono stati organizzati dal presidente della commissione Stefano Rinaldi, proprio perché, stante questa situazione di stallo e dell'impossibilità di convocare commissioni pubbliche aperte a tutti i cittadini, la nostra maggioranza e il presidente Rinaldi, che la rappresenta, ha ritenuto ovvio, logico, opportuno, corretto e giusto cominciare ad informare i cittadini con i mezzi al momento a disposizione, con il presupposto, l'augurio e la volontà di convocarli al più presto nelle commissioni pubbliche laddove la situazione si fosse sbloccata per tempo e ovviamente nel consiglio municipale. Ci tenevo a fare questo intervento perché molte volte passano dei messaggi contorti, sbagliati, ed è giusto che le persone sappiano esattamente come sono andate le cose. Quindi non è la Lega che ci ha chiesto di fare le commissioni, ma le commissioni sono previste da regolamento, il Presidente le avrebbe calendarizzate se avesse avuto i mezzi e l'opportunità per farlo, ma ciò non era possibile perché, come dicevo, i lavori di commissione erano temporaneamente sospesi. Quindi capisco la necessità di farsi pubblicità politica, però quantomeno conoscere le basi del regolamento dopo tanti anni di consiliatura e rispettare anche la verità, perché la cosa più importante, il modo per ottenere la fiducia dai cittadini, non è farsi pubblicità politica a tutti i costi, ma cercare dopo tanti anni di nulla di trasferire delle informazioni vere in maniera tale che si possano ricevere dai cittadini anche le critiche, assolutamente, mettersi sempre in discussione, però bisogna partire dalla verità, cioè bisogna informare le persone di quello che realmente è accaduto. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Altri interventi ci sono? No, non. Le faccio fare l'intervento di chiusura. Sì, l'intervento finale lo possiamo far replicare. Adesso passiamo all'esposizione delle osservazioni e vi voglio comunicare che sono giunte altre osservazioni a firma del consigliere Ciancio e un'altra a firma della consigliera Vitrotti, il consigliere Gugliotta e la consigliera Biondo. Quindi allora passiamo all'esposizione delle osservazioni. Io direi di che hanno poi la forma di una mente tecnica. Sì, 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 chiaro. Sono emendamenti che verranno votati. Certo. Il relatore per le osservazioni presentate dal magari accodiamo un ordine di presentazione, certo. Giusto per le osservazioni presentate dal Movimento 5 Stelle, il relatore. Grazie. Grazie Presidente. Allora sì, nelle osservazioni che avete avuto modo di vedere sono un po' riassunte tutte le osservazioni che ho sentito adesso durante la seduta e che comunque abbiamo condiviso nell'ultima, purtroppo prima e ultima commissione municipale sul tema. E, quindi tengono un po' conto di tutti questi feedback che sono arrivati e quindi
Prima non ho citato nei ringraziamenti anche l'associazione Salva Ciclisti, per cui colgo l'occasione adesso di inserirla, ma se andiamo a leggere, adesso procederò con la lettura, insomma ci rendiamo conto che insomma, abbiamo fatto un po' un quadro generale di tutto il tema. Insomma. Allora, nelle osservazioni noi richiediamo che sia rispettata l'unitarietà del progetto a livello di compartimento C15, comparto qua, okay, e intercompartimentale di tutto il corridoio, quindi come avevamo anticipato prima è chiaro che questo si tratta di uno stralcio, il C15 che è stralciato dal C8 che fa parte di tutto l'intervento che negli anni sarà realizzato. Quello che ci teniamo a precisare è che venga appunto considerato comunque già dall'inizio parte di un sistema di mobilità alternativa nell'ambito di un intervento ecosostenibile. Quindi gli accorgimenti che verranno utilizzati nella realizzazione del comparto dovranno essere omogenei con tutti gli altri, salvo vincoli particolari obbligatori, insomma è chiaro che questo sarà integrato nel tutto. L'altra cosa è di tenere conto della possibile conservazione e mantenimento dei manufatti esistenti nelle aree C8 in quanto requisito del bando Reinventi in siti per l'impatto ambientale, perché sappiamo tutti che la demolizione di un capannone può essere svantaggiosa dal punto di vista dell'ecosostenibilità e quindi di valutare questa possibilità anche rispetto all'archeologia industriale, che potrebbero essere degli elementi valorizzativi di valore del comparto, no? Quindi mantenere alcuni manufatti esistenti laddove sia possibile, è chiaro, perché se dobbiamo non c'è la consistenza strutturale, purtroppo lì non c'è niente da fare, ma in alcuni casi laddove siano usati per situazioni diciamo utili si deve comunque valutare la possibilità di mantenerlo, magari ristrutturando i prospetti, insomma facendo quello che è necessario fare, però. Poi di porre particolare attenzione alla riduzione e contenimento della mobilità privata a favore di una mobilità sostenibile e all'eliminazione delle barriere architettoniche e quindi realizzazione di una ciclostazione intermodale, che significa ciclostazione non è un parcheggio di biciclette ma è la possibilità di avere una struttura che permetta l'intermodalità, quindi l'utilizzo del car sharing, del treno, della vicina stazione di Pontelungo della metropolitana, la ricarica delle bici elettriche, eventualmente delle automobili, insomma una ciclostazione che comprenda tutti questi servizi, anche dell'officina magari per riparare la gomma o qualsiasi altra cosa, insomma. Poi di realizzare il parco lineare pubblico con accessi distribuiti lungo via della stazione Tuscolana, implicano altezze maggiori agli edifici. Allora questa cosa qua significa che quello che vogliamo è che il parco lineare sia accessibile da tutta la stazione Tuscolana e non sia poi riservata soltanto agli affacci diciamo sul parco, quindi non è che io entro da stazione Tuscolana e esco dall'acquedotto, in ogni punto diciamo deve essere distribuita la possibilità di accedere anche per non isolare questa realizzazione. Questo è un refuso purtroppo, vabbè, comunque che dipende da come distribuisco poi la SUL. E quindi se, il fatto che io possa riuscire a mantenere i varchi al parco, quindi questa insomma è l'attenzione. Ok, poi di realizzare una ciclovia nel verde, quindi come il progetto principale comunque è quello di creare un corridoio di mobilità, realizzare quindi questa ciclovia che permetta il collegamento, non dico da Trastevere a Tiburtina, ma nella maggior parte dei vari siti la possibilità di procedere con una ciclopedonale. Poi di realizzare la realizzazione di un campus, questo basandoci sulle norme tecniche di attuazione dell'articolo 6 che specificano un po' quali sono le modalità con le quali viene realizzato eventualmente il campus o comunque le strutture universitarie, questo ci permetterebbe comunque di realizzare dei servizi di un certo tipo nel quadrante, ad esempio studentato foresteria, sale per attività socioculturali aperte al territorio con la possibilità di proporre iniziative tipo ginnastica, sala prove musica, ho fatto degli esempi minimali, biblioteca, mediateca, palestra, teatro, sale museali, conferenze e proiezioni. Questo perché il bisogno che oggi le associazioni soddisfano in modo tra virgolette empirico, in modo diciamo spontaneo, debba essere invece strutturato nel territorio. Non può essere che io per fare questo tipo di attività mi devo affidare
al municipio che intercede presso Ferrovie dello Stato per ottenere un permesso di utilizzo temporaneo e io quindi posso legittimamente operare sul quadrante. Questo non è ammissibile e dobbiamo fare in modo che questa necessità e questo bisogno soddisfatto venga fuori ufficialmente. Di valorizzare il nodo di scambio della stazione Tuscolana e la sua accessibilità mediante la realizzazione di un sottopasso verso la stazione metro di Pontelungo, e quindi sottopasso che è previsto dal PUMS, e qua ribadiamo il concetto, quindi l'intermodalità, la possibilità di passare da, purtroppo c'è un'interruzione, dal treno che ci porta a Termini in pochissimi minuti alla metro di Pontelungo per raggiungere magari Cornelia. Il sottopasso, quindi i sottopassi ciclopedonali di attraversamento del ponte ferroviario su via Tuscolana, questo come voi ben sapete che magari avete avuto modo di percorrere in macchina quel tratto, è un tratto che si allaga perché la fogna è stata realizzata è troppo alta, per cui il deflusso dell'acqua quando vengono giù gli acquazzoni poi è lento e le persone che devono passare da una parte all'altra non è il vallo ferroviario che separa i due quadranti, ma è la strada stessa, la stessa Tuscolana che non è in grado di mettere in comunicazione i due quadranti. Quindi questa potrebbe essere l'occasione per realizzare questi sottopassi, una grandezza con lo spingitubo, una grandezza comoda perché se devi passare una carrozzella e un pedone all'altra parte riescono a passare tutte e due. Poi di non derogare al rispetto della disciplina urbanistica in ordine ai limiti di densità, altezza, distanza e rapporti tra spazi urbanistici, al verde e ai parcheggi nel corso della formazione o revisione degli strumenti urbanistici attuativi, e questo è scritto nel decreto ministeriale che è del 68. Queste è sono le osservazioni. In tutto questo poi volevo ricordare anche, se posso, che c'erano dei progetti di Ferrovie dello Stato che sono stati illustrati anche dal comitato di quartiere di Villa Fiorelli, addirittura una trasmissione a Radio Roma Capitale, dove appunto si diceva che c'erano dei progetti di Ferrovie dello Stato sul progetto 100 stazioni e altri che devono addirittura partire tra pochi mesi e che già prevedevano degli investimenti su questa stazione che è cadente, non ci sono ci sono delle barriere architettoniche importanti, per esempio gli scivoli non sono previsti, le stesse pensiline sono cadenti. Cioè tutti interventi che in realtà non avrebbero bisogno di una variante di PRG per essere attuati, cioè queste sono così come i capannoni, cioè non è che perché è privata tu non la devi manutenere, cioè la devi lasciare cadere nella cosa. Quindi tutti interventi che comunque poi vedremo, insomma seguiremo questa cosa perché adesso siamo in una fase, diciamo, non dico embrionale perché questo è un percorso lungo come dicevamo prima, però io intanto non credo che il privato sia meglio del pubblico, o meglio, non credo che sia meglio di questo pubblico, quindi quando, mi riallaccio un po' a quello che diceva prima il consigliere Giuliano, noi se non avessimo ricevuto questa, io dico eredità, comunque questa situazione, in fondo per sistemare quel vallo ferroviario con un esproprio non sarebbe stata tutta questa grande spesa, parliamo forse di 15 milioni di euro, l'esproprio non lo so di che cifra parliamo, però io penso che Roma Capitale sarebbe potuto essere in grado nell'espropriare, nel gestire la riqualificazione del quadrante, creando i servizi e via dicendo. Purtroppo a oggi non possiamo intervenire come Roma Capitale in questa modalità e dobbiamo purtroppo, come diceva pure Nicolini ai tempi belli, affidarci a quella concluda, filosofia che è il privato. Consigliere, concluda, grazie. Che il privato praticamente è la panacea di tutti i nostri mali. Quindi quello che vogliamo fare, vabbè, intanto queste osservazioni è comunque seguire per chi, anche per chi verrà dopo, insomma, spero l'auspicio è questo, seguire questi punti in maniera puntuale per non lasciare adito ad interpretazioni che potranno stravolgere, insomma, la nostra idea condivisa con il territorio di quello che vogliamo lì. Tutto qua, grazie. Grazie consigliere, ci sono interventi? Questo? Sì. Prego consigliere Cian. Allora, prima mi scusi consigliere Ciancio, ha alzato prima la mano il consigliere Giuliano, mi hanno fatto notare. Vado visto. Veloce io. Vai. Grazie. Ecco, grazie mille. No, veloce perché voglio solo dire che al di là di queste osservazioni che il presidente di commissione ha portato per i lavori effettuati ieri, cercando di comprendere un po' tutte le preoccupazioni che sono emerse, e al di là di quello io ho delle perplessità ovviamente
riferite a qualche punto, no? Però uno su tutte, cioè il fatto della realizzazione del campus, che potrebbe essere una grande idea, perché un campus contiene all'interno varie, come si dice, strutture che andrebbero a soddisfare quella mancanza di servizi pubblici, no? Che comunque quel quartiere, quel quadrante lamenta, e che comunque fanno bene comunque a un municipio come il nostro, dove da qualunque parte ci possano essere. Però poi quando dico che bisogna, quando sento dire che bisogna dare come si dice, risposta alle numerose associazioni che stanno sul territorio, sì, d'accordo, che esistono, che fanno dei servizi, ma sempre dietro, io immagino, bando, cioè non è che vengono affidate direttamente al consigliere Fulvio Giuliano perché fa una cosa pubblica. Cioè, voglio dire, ci sarà degli spazi pubblici che l'amministrazione comunale, o meglio, se riusciamo a interagire con il comune, vengano date al municipio, no? Nella gestione, e si fa un bando per prevedere teatro, cultura, cinema, sport, quello che sia in quegli spazi. E allora nessuno potrà mai dire nulla. Lo dico a scanso di equivoci, perché poi dopo questa roba ne rimane nell'aria, no? E quindi non viene mai presa in considerazione. E io forse prima, forse non sono stato chiaro, non è che il pubblico è meglio del privato o viceversa, sono tutti soggetti che devono comunque, noi abbiamo bisogno anche del privato, ci mancherebbe altro. Il trucco e la regola è far rispettare le condizioni, tutto là. Una partecipazione del privato sul pubblico è buona, quando serve è buona, esiste, deve collaborare il pubblico col privato, ma l'importante è che, siccome la proprietà, diciamo, urbanistica, non territoriale, cioè la responsabilità urbanistica e decisioni urbanistiche sono dell'amministrazione comunale, allora l'importante è che l'amministrazione comunale faccia rispettare quello che è previsto. Ma infatti viene detto, no? Nella relativa definizione del perimetro dell'ambito di valorizzazione C8 eccetera eccetera eccetera, e comunque di non derogare nell'osservazione a rispetto alla disciplina urbanistica in ordine ai limiti di densità, altezze, distanze, rapporti. Noi lo diciamo, ma dovrebbe essere già così, cioè non è che si può fare diversamente, perché sennò veramente poi uno, come si dice, articolo quinto, chi c'è esordi ha vinto. Cioè, quindi noi che cosa ci troviamo? Che ci troviamo ad asciugare gli scogli tutti i giorni e qualcuno invece fa diversamente. Non è così, non può essere. Quindi c'è tutto scritto, tutto chiaro, l'importante è che l'amministrazione abbia la forza di farlo rispettare e di essere presente in tutte le fasi, anche successive. Perché non possiamo pensare, no, che arriva qualcuno e dica va bene, ma non sono 22 metri quadri ad abitante di servizi, facciamone 10. No, perché in altri casi, altri progetti urbanistici, l'amministrazione, se non c'ha quei numeri, se non c'è, diciamo, la possibilità di avere il terreno permeabile per una certa percentuale, se non ci sono gli standard, non approva nulla. E perché lo dovrebbe fare qua? Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che poi qualcuno pensa che stiamo a mezzi con qualcuno, no, ci mancherebbe altro, no? Allora si fa rispettare. Quindi il pubblico e il privato possono, devono collaborare per il bene sia del privato sia della parte pubblica. Ho fatto l'esempio dell'Appio, del centro commerciale Appio, perché questo non è avvenuto, ma è un caso su tanti, dove il pubblico rincorre il privato, si danno tutte le autorizzazioni al privato e al pubblico rimane in attesa che poi, capito, le cose vengano risolte, e caso strano non si risolvono mai, o se risolvono, no, come il fatto di Via Pulia, no, anni e anni e anni che non può essere preso in consegna l'amministrazione perché mancano una serie di situazioni, di atti, di passaggi, eccetera, tutto nell'oblio, anni e anni e anni che le cose non si risolvono. Meno male che nell'ultimo passaggio invece per la casa, per l'altro centro, diciamo, civico, si è arrivati alla conclusione, ma immagino e ho sentito le fatiche che ci sono volute da parte politica. Consigliere, concluda gentilmente. Quindi, no, vabbè, niente, io volevo concludere nel senso che forse
era sembrato strano che uno ce l'avesse col privato, ci mancherebbe altro. E infatti nessuno è meglio dell'altro, ma se collaborano e fanno le cose fatte bene, sono tutte e due utili. Grazie consigliere, è iscritto a parlare il consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, io vorrei invitare per favore a ragionare rispetto a quello, al percorso che stiamo facendo, caro Presidente della Commissione Urbanistica. Invito tutti i consiglieri a riflettere un attimo. Noi stiamo votando una variante che in primis vuole stralciare, fare da un ambito 15 grande un ambito che si chiama numero 8 più piccolo. Va bene? Nelle osservazioni io leggo al primo punto che si mantenga il comparto numero 15 intero, un progetto unitario 15. Voi l'avete discusso veramente in commissione questa cosa oppure è caduta dal cielo? Ciò vuol dire che se passa dalla delibera l'ambito diventa 8, il 15 non esiste più, eh? Quindi tutti presenterà il progetto, sarà fatto sull'ambito 8. Quindi mettiamocelo bene in testa. Quindi questa osservazione a che serve? Vogliamo andare nel merito della delibera? Noi parliamo di urbanistica, non possiamo mica parlare del campus, della pista ciclabile, tutta roba che nel PRG, in questa variante, non c'entra nulla. La sostanza di questa delibera urbanistica è ben altro, vi invito a leggerla. Ma è possibile che dobbiamo cadere nel tranello, che poi ci accontentiamo delle osservazioni che vanno in questa direzione? Leggo la prima e l'ultima osservazione, perdonatemi. Non derogare al rispetto della disciplina urbanistica in ordine ai limiti della densità. Cioè, si parla di dire, si vuole soffermare sul fatto che gli standard non possono essere derogati. Chiunque farà il progetto, visto che c'è la variante che glielo permette, farà servizi quanto gliene indica il piano regolatore, né più e né meno. L'ha detto prima il consigliere, lo ribadisco anch'io. Io non le leggo quelle in mezzo che riguardano opere pubbliche, non ho mai visto in una delibera urbanistica. Io non ho mai visto in una delibera urbanistica osservazioni che chiedono di fare questo. No, la delibera deve fissare gli indici, i colori, cosa si fa lì, cosa si farà qui. Deve indicare, e lì dobbiamo ragionare dopo, visto che con superficialità mi si dice che i 10.000 metri che arrivano dalla stazione di Trastevere ci vanno bene, vorrei discutere su quelli. Siamo d'accordo che noi ci accogliamo il trasferimento di 10.000 metri quadrati di SUL, superficie utile lorda? Siamo d'accordo? Se siamo d'accordo e voi mi spiegate perché, io convengo e dico sì. Non si dà, già i metri quadri non hai bisogno di andare ai metri cubi, già lo sai direttamente quanto sono. Quindi noi ragioniamo su questi due righi della delibera, questi da evidenziare in giallo. Cosa ci arriva e che cosa è successo? Ragioniamo sul fatto che l'Augusto e Russell non avranno uno spazio da recuperare, è rigenerato. Vogliamo ragionare su quello che ci tocca a noi, non a quello che tocca al costruttore che arriva all'accordo di programma vecchio. Io vi invito a ragionare di nuovo senza essere superficiali, rispedendo al mittente gli emendamenti o le osservazioni che si fanno. Ho 60 anni di esperienza sull'urbanistica, l'avete presa nelle occasioni più difficili, ritengo che i partiti anche di minoranza dovrebbero guardare con attenzione a quello che stiamo facendo, per non cadere in errori gravi del passato. È un invito forte che faccio per l'urbanistica moderna, non è questa la strada, ripercorrere delibere che partono già dall'inizio con un vizio di fondo non mi garba. E quindi io respingo al mittente se non si ragiona su tre emendamenti e osservazioni alla delibera. Il primo in ordine, va ambito B e ambito A, trattarli un po' allo stesso modo. L'ambito A è consigliere, tutto... cortesemente concluda. Finisco, la mi ha dato un minuto prima al consigliere. Ambito no, no, A. No, 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 5 minuti. Posso finire? Concludo, prego, che è molto prego, importante. Prego. L'ambito A, trattarlo allo stesso modo. L'ambito B, trattarlo allo stesso modo dell'ambito A. Io
vi invito a guardare, l'ha portato il comune il disegno, quello righettato vuol dire che ci possono essere nuove edificazioni, il resto, quello bianco dove ci sono Russell e Augusto, è trattato per fare manutenzione ordinaria, straordinaria, ma lì in mezzo ci sono 2400 metri quadrati che potrebbero essere il nuovo risultato di quello che la vostra Presidente anche in un comunicato Facebook ha fatto, di recuperare l'area dell'ex piscina voluta nel 2003 dall'amministrazione che governava il municipio 9. Spariti quei soldi, sparito l'impegno, lì quell'area va recuperata. Mi taccio nel dire che sono tre le osservazioni che poi discuterò io, ma intanto io non posso parlare prima di qualcosa che nella delibera non è contenuta, cioè noi stiamo parlando di fare un campus, di fare una pista, ma dove sono mai vista sta roba nelle delibere urbanistiche? Nelle delibere urbanistiche ci stanno i numeri, i colori e i metri quadri e metri cubi da valorizzare o meno. Fine. Ecco, per questo io dico discutiamone meglio. Avevo chiesto all'inizio 10 minuti di una capogruppo per dire che cosa? No. Che poi ci ridono in faccia su quello che deliberiamo. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliera Vitrotti. Ecco, dicevo prima che bisognerebbe andarci un po' coi piedi di piombo perché l'urbanistica è una cosa complicata e quindi diciamo la passione che ci mette il consigliere Ciancio credo che sia dettata anche da una sua esperienza personale, però io siccome invece non ho quell'esperienza di carattere professionale, purtroppo mi devo affidare alle normative che ci sono e ai pezzi di carta che ci vengono forniti, che non sempre però sono il problema, anzi a volte possono aiutare a uscire dall'impasse. Allora, nel merito le osservazioni, anche io come ho detto prima le trovo un pochino poco chiare e anche diciamo forse vanno un pochino oltre quello che è il perimetro di nostra competenza oggi, perché per quanto siamo diciamo propensi a chiedere tutte le garanzie possibili affinché questo intervento sia a tutela, a valorizzazione, a riqualificazione di quell'area, è ovvio che ci debbano essere tutte quelle garanzie perché questo non diventi un intervento con speculazione edilizia o diciamo tutto quello che chi prima di me è intervenuto ha paventato. Ora, per fare questo però intanto ci sono delle leggi che a noi un po' ci tutelano, sta all'amministrazione ovviamente farsi il primo portatore sano di quelle leggi, perché seppure come dicevo ieri sono un tantinello datate, da quella legge urbanistica non è che ci possiamo. Poi trovo una certa timidezza, abbiamo tentato con un'osservazione presentata al gruppo del Partito Democratico, ne parliamo dopo, di trovare una specificità e lo ribadisco e così anche anticipo, perché io penso che la fase 2, che è la fase in cui veramente ci possiamo occupare di quello che succederà, intanto lo dobbiamo fare con una partecipazione che è vero che dal punto di vista dell'amministrazione è stata carente e forse poco incisiva per le motivazioni dette, quindi un'assemblea pubblica, una nostra commissione per le motivazioni che ci siamo dette, ma contestualmente c'è il pezzo dei comitati di quartiere, dell'associazionismo di zona che ieri ci ha fornito della documentazione assolutamente interessante, che in fase di discussione di commissione si è anche pensato di sostenere e accompagnare il lavoro che sta facendo il comitato di quartiere di Villa Fiorelli, che va ringraziato perché se si spendono per stare solo due giorni a raccogliere e analizzare, perché poi non è che si raccolgono e basta i questionari, poi bisogna analizzarli, metterli dentro quattro tabelle, cercare di farci anche dei grafici che danno anche il senso. Per fare questo è ovvio che serve un sostegno anche da parte dell'amministrazione e l'amministrazione non è in ritardo su questo, lo può fare nelle fasi successive, però porca miseria,
bisogna essere anche un po' chiari tra di noi, perché sennò facciamo una confusione che la metà basta e non se ne può più. Nel senso, quando si dice perché noi dobbiamo accettare il trasferimento di Sul da via della stazione di Trastevere a via della stazione, è il senso di questa delibera. Cioè, non possiamo pensare che noi leviamo quel pezzo e lasciamo in piedi tutti i ragionamenti. E lo dico anche perché. Perché, come ho letto prima, era la pagina 4, mo sto a pagina 5. Al fine di pervenire al ridimensionamento dell'ambito di valorizzazione C8, per tutte le motivazioni che ci siamo detti, è necessario modificare il perimetro dell'ambito di valorizzazione C8 dal piano regolatore vigente con l'introduzione di un nuovo ambito individuato come C15, via Adria, via Monselice, via della stazione Tuscolano. C'è un allegato che è il 5, cioè nella nuova scheda in appendice 1 nella nota tecnica di attuazione del PRG, nella quale, oltre ad essere indicati i parametri quantitativi, le grandezze edilizie del mix funzionali, vengono definiti gli obiettivi per la riqualificazione del nuovo ambito. Stralcio del perimetro dell'attuale ambito di valorizzazione C8 e conseguentemente anche dal nuovo ambito di valorizzazione C15 e poi tutte le particelle e quello che segue. Inoltre ci dice anche quali sono le vie che sono interessate da tutto questo, però non capisco perché noi ritorniamo al punto di partenza invece di andare avanti, perché io sono d'accordo con il consigliere Ciancio quando dice dobbiamo cercare di essere precisi, lo dobbiamo essere. Il nuovo ambito di valorizzazione C15 prevede inoltre un'articolazione interna in due subambiti, A e B, come definite nella scala da normativa. Per il subambito A corrisponde alle aree definite di completamento dell'impianto urbanistico, confina con via della stazione Tuscolana, lo so, ma non se ne può più, però via della stazione, via Tuscolana e via Adria. Le aree di subambito B comprendono invece l'intero isolato tra via Appia Nuova, via Gela e via Adria, nonché una porzione tra via Tuscolana, via Monselice a ridosso della piazza della stazione Tuscolana. Ora, di questo io voglio ragionare, no del perché, altrimenti viene meno il senso della nostra delibera. Poi, sulle osservazioni, io credo che al netto di alcune, diciamo, valutazioni di carattere personale, cioè personale, diciamo di posizionamento politico, in cui credo che sia necessario salvaguardare il tutto e anche di più, ma concentrarci anche sull'intervento che dobbiamo fare, credo che siamo andati un po' oltre. Questo non è che non è, diciamo, nelle nostre, ma credo che questo non è il momento. Poi, se ci vogliamo invece inserire tutto subito, possiamo farlo. Su questo io non so se è utile fare anche una pausa e diciamo, vederci con i membri della commissione urbanistica o in conferenza di capigruppo, come aveva chiesto il consigliere Ciancio, e cercare di mettere ordine, purché si faccia però una discussione che sta nel merito dell'atto, altrimenti rischiamo di ripartire con l'atto delle, diciamo, con l'intervento delle 9 e non si può. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Passiamo allora, scusatemi consiglieri, passiamo alle dichiarazioni di voto. Sulle osservazioni. Dichiarazione di voto cortesemente. Sulle osservazioni. Sì. Non ci sono. Cortesemente qui capigruppo. Qui al tavolo, gentilmente un attimo, così stabiliamo. Vediamo se è fattibile un'interruzione.
Signori, cortesemente, signori consiglieri, cortesemente. Beh, vedo che stiamo interrompendo il consiglio per ben 10 minuti. Ok? Grazie. Signori consiglieri, riprendiamo la ripresa dei lavori. Allora, abbiamo terminato la fase degli interventi, stiamo in dichiarazione di voto. Sulle prime osservazioni. Sulle prime osservazioni che sono state esposte. Allora, dichiarazione di voto. Dov'è la modifica? Consiglieri, dichiarazione di voto? Ce ne sono? Sulle osservazioni? No. Perfetto. Accordo di programma. Vediamo di là. Non ci sono, non vedo alzate di mano, quindi non ci sono dichiarazioni di voto. Non ho compreso, mi dica? No, le dichiarazioni di voto, se è ancora possibile. Vabbè, prego. Allora, niente, solo per dire che riteniamo importanti queste osservazioni che abbiamo raccolto durante tutte le opportunità che abbiamo avuto. E mi dispiace, insomma, dover ricorrere a queste interruzioni del Consiglio, dovute ovviamente a questi blocchi del segretariato che ci hanno impedito le commissioni. Purtroppo sposo l'intervento del consigliere principale. L'ultima volta sono 18 anni che le facevano così queste commissioni, oggi no. Per cui mi dispiace molto dover ricorrere alle interruzioni del consiglio, in questo modo di fretta, non avere il tempo di discutere in commissione. E ribadisco il parere del gruppo positivo rispetto alle osservazioni che abbiamo consegnato oggi. Quindi parere positivo. Altre dichiarazioni, prego consigliere. Grazie, sì. Utilizzerò tutte le dichiarazioni di voto possibili in questa fase per ripetere alcuni concetti, perché penso che poi chi sentirà o chi vedrà questo consiglio si renderà conto. Quindi, al di là di queste osservazioni, quindi nel merito che ho prima comunque spiegato, ci sono delle cose che possono essere condivisibili, altre meno, oppure altre cose che non sono chiare di come saranno, non è questa la fase in cui potremmo avere certezza di. Come Fratelli d'Italia, ovviamente per questi tipi di osservazioni noi ci asteniamo. E dirò già da adesso, utilizzerò come ho detto prima tutte le dichiarazioni di voto per dire che non siamo contrari ovviamente ad un intervento positivo, ma non abbiamo certezza che l'amministrazione comunale fino a oggi ha avuto dei comportamenti ondivaghi dal punto di vista urbanistico, quindi non mi dà certezza di un posizionamento e di una linea chiara. Per questo motivo non mi sento di dover, come partito politico, di dare un totale assenso, cioè diciamo positività. Ci asteniamo in virtù di questo, perché in questa fase questo può a noi ci emerge. Grazie consigliere, altre dichiarazioni ci sono? Non ci sono, bene, passiamo alla fase della votazione. Votazione delle osservazioni. Ovviamente delle osservazioni, certo, stiamo trattando quello. Uno presentato dal primo firmatario. Allora, ribadisco che è un'unica votazione su tutti i punti esposti. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti?
con 9 voti favorevoli, nessun contrario e 7 astenuti si intendono approvati. Passiamo alle osservazioni aggiuntive a firma del consigliere Antonio Ciancio. Prego, consigliere. Grazie Presidente, come già ho spiegato ai colleghi in questa riunione che ci avete concesso, la prima osservazione riguarda di modificare le categorie di intervento nei due ambiti. Al pari dell'ambito A, il sottoscritto, e ho visto che hanno capito il problema, al pari dell'ambito A, anche nell'ambito B, di includere la possibilità di nuova edificazione. Non che ce ne sia bisogno, perché naturalmente l'area di 2400 metri tra le due scuole ha già qualcosa di impegnato, ma mi sembra che a margine poi della stazione ce n'è un altro pezzetto di area molto interessante, che è un'area che deve completarsi con un processo completo di edificazione, non attraverso la manutenzione ordinaria o straordinaria. Questo pezzettino di ambito, che poi è stato anche ridotto, secondo me deve essere trattato al pari dell'ambito A. Naturalmente avremmo potuto guardare con molta attenzione sulle carte questa situazione dei due pezzi a cui mi riferisco, ma l'abbiamo fatto in modo veloce e rapido. Spero che l'intervento sia esaustivo. Nel secondo, introdurre, e questo è un qualcosa di sostanziale, perché possiamo mettere pure che vogliamo fare qualsiasi opera pubblica, l'interesse pubblico poi non viene soddisfatto se manca. Introdurre nella delibera il contributo straordinario a carico del sottoscrittore dell'accordo di programma. Questo è il secondo. Il terzo, questo è ovvio che è impegnativo. Questa variante urbanistica si poggia fondamentalmente su un accordo già fatto precedentemente, ma che abbiamo tutto il dovere di dire: ci va bene o ci va bene? Qui ci stanno trasferendo 10.000 metri quadrati di superficie utile lorda, stralciati dal vecchio programma fatto per Trastevere. Quindi io dico di non procedere, perché secondo me 24.000 metri quadrati possono essere, come dire, il numero congruo e sufficiente. Fine. Questo è il terzo. Ora non so come voglia procedere la Presidente, se a uno alla volta, se qualcuno vuole fare interventi su queste osservazioni. No. La presentazione è globale. Presentazione globale. Finisco, Presidente, visto che è globale, nel dire che, malgrado il tempo, malgrado tutto quello che abbiamo potuto passare, dico che su questa roba dobbiamo riflettere molto attentamente. Ho citato prima alcuni esempi di cattiva urbanistica. Se adesso ci stanno le prerogative per fare bene, è importante deliberare sulla sostanza della delibera che andremo a trattare. Rispetto le osservazioni di realizzare il verde, di realizzare, ma tutto questo viene dopo, perché la delibera, cioè un mix di residenziale e commerciale sulla base di 34.000 metri quadrati di nuova edificazione. Io, abitando in quel quadrante, dico che i cittadini chiedono riqualificazione, chiedono rigenerazione, ma hanno tutto un altro modo di vedere questo recupero funzionale ed ambientale del territorio.
È ovvio che il costruttore nell'accordo di programma deve avere un vantaggio, uno paga il contributo straordinario se ha dei benefici, ma ci deve essere un po' di equilibrio, questo che deve saper valutare un'amministrazione che ha gli attributi, valutare l'interesse pubblico rispetto, come dire, a vecchi accordi che oggi non hanno forse più ragione di andare avanti. Gli accordi di programma fatti 20 anni fa non rispecchiano poi le esigenze, perché poi diventa invenduto, non si vende quello che si fa. L'esempio ce l'abbiamo un po' sotto gli occhi di tutti, di tante operazioni, progetti arcaici diventano dei fallimenti per tutta la collettività. Mi taccio e chiedo agli onorevoli consiglieri di prendere una posizione in merito a queste tre osservazioni. Grazie. Interventi, prego, consigliere Giuliano. Sì, presidente, facciamo a uno, li facciamo complessivi e poi votiamo, no? Singolarmente. Okay. Allora, velocemente, per queste osservazioni proposte dal collega del gruppo misto, ovviamente, ne vedo comunque la positività. Quindi questo per dire che, a prescindere dai posizionamenti politici, uno cerca di dare il contributo in coerenza a quello che può essere utile. Per quanto riguarda il primo, ovviamente io non sapevo, non era a conoscenza di una parte comunque disponibile tra i due plessi strutturali scolastici Augusto e Russell, come mi diceva, e quindi sarebbe intelligente, visto che è una minimissima parte rispetto a quello l'intervento complessivo, di prevedere non una manutenzione ordinaria e straordinaria, ma la possibilità di poterlo trattare come l'ambito B, quindi anche se piccolo o poco potrebbero, come l'ambito A, anche se piccolo o poco potrebbe essere una cosa intelligente, che come strumento ce lo dotiamo, no? A prescindere, e quindi capire come poi, no? Poter intervenire forse in modo più facile. Per quanto riguarda il secondo, mi trovo talmente d'accordo che ne abbiamo già parlato anche personalmente con il collega e detto anche, insomma, nella riunione prima. Il contributo straordinario è una cosa prevista, ma a maggior ragione nel contributo straordinario l'amministrazione comunale dimostra la propria forza nel dire che, oltre a una opportunità che rende, insomma, al privato, debba avere un ulteriore contributo che di solito è previsto, diciamo, nei passaggi urbanistici, e viene calcolato dall'amministrazione in quanto chiede al privato di dare un'ulteriore economicità per fare altri interventi. Ma rispetto all'accordo di programma, che ovviamente è desueto rispetto al passaggio attuale, gli accordi di programma si facevano fino a 10 anni fa, perché comunque si bypassava la cosiddetta adozione del piano regolatore, quindi quando il piano regolatore era adottato si facevano gli accordi di programma. Oggi che abbiamo, che siamo dotati di un piano, di un PRG definitivo, l'accordo di programma ovviamente non ha più senso, ma quindi non ha più senso neanche partire da quegli accordi, cioè nella fase della variante, quindi nell'atto urbanistico definitivo, l'amministrazione deve trattare di nuovo quelle che sono le condizioni che sono per lei più meritorie, quelle che sono per lei più funzionali, e quindi, oltre che difendere quello che deve difendere, quindi le regole, le norme tecniche di attuazione e tutto quanto, deve anche chiedere un contributo straordinario, che mi sembra una cosa minimale. Il terzo è sapere, appunto, che nel piano regolatore, quando è stato approvato il piano regolatore nel 2008, su Roma diversi passaggi urbanistici sono stati compensati, no? in altre zone, quindi spostate da A. Noi abbiamo per esempio quello che sta su via di Cavannelle, no? Che mi sembra un passaggio che viene una curvatura da un altro municipio, viene appoggiata lì. Queste cose si facevano prima per definire, per aggiustare un quadro urbanistico a vantaggio di soluzioni, capito, comunque non proprio positive. Quindi ci troviamo a dover subire altri 10.000 metri quadri, ma non perché siano necessari, perché comunque sia, immagino che per rendere più appetibile
un intervento lì sul vallo, sulla stazione Tuscolana, si debba portare, capito? Non perché a Trastevere non possa interessare, si debba portare metri quadri, metri cubi ad aumentare la, il peso e quindi invogliare di più chi ne ha esigenze e chi vuole intervenire. Quindi da 24 a 34 mila è più appetibile che poter fare, no, meno. Quindi anche per questo l'amministrazione deve poter contrattare, come diceva il collega, che ovviamente non è che si inventa cose fuori dalla logica, sono cose che nell'ambito dipartimento urbanistica le conoscono perfettamente. Si va a trattare, ti do 10 mila quadri in più a fronte di che? Non che me li sommi automaticamente, ok? E quindi io devo trovare, no? Devo avere risposta sui 34.000 che mi trovo di metri quadri. Sono 24, se ti devo sommare questi, te li sommo a fronte di un vantaggio. E questo ovviamente noi non lo sapremo oggi, non lo sapremo neanche domani, perché non è che andremo a vivere in Campidoglio, cioè abbiamo un altro ruolo, ok? E quindi è ovvio che rimane un alone. Votare queste osservazioni non ci garantisce nulla, però perlomeno noi da qui l'abbiamo detto e nessuno ci può dire che non abbiamo preso posizione nel mettere in evidenza alcuni passaggi. Quindi per quanto ci riguarda, Fratelli d'Italia, avendo spiegato tutti e tre insieme, dirà già da adesso, ovviamente senza come dichiarazione di voto, che è favorevole a queste tre osservazioni. Preannuncio la dichiarazione di voto. Ok, grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, allora passiamo alla dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto per il primo punto. No. Per il primo punto. Allora, votazione. Per il primo punto, favorevoli? Due. Contrari? Astenuti? Con due voti favorevoli, 9 contrari e 6 astenuti, si intende respinto. Passiamo alla votazione del secondo punto. Favorevoli? Che fanno? Contrari? Astenuti, Toti e Cerconi. Con 17 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti, si intende accolto. Passiamo alla votazione del terzo punto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 12 voti favorevoli, nessun contrario e 7 astenuti, si intende approvato. Favorevoli.
Passiamo alla presentazione della terza osservazione a firma della consigliera Vidrotti. I scrutatori sono stati nominati all'inizio, sono il consigliere Doti, il consigliere Gunnella e il consigliere Principato. La votazione del terzo. Sì. La votazione della terza osservazione, favorevoli 13, contrari nessuno, 7 astenuti, quindi si intende approvato. Passiamo alla presentazione della terza osservazione, ripeto, a firma della consigliera Vidrotti, il consigliere Gugliotta e la consigliera Biondo. Prego, relatore, grazie. Rapidamente, perché ci siamo ripetuti già diverse volte, riteniamo che sia utile anche per definire realmente la fase di partecipazione e mettere dentro il processo, questa è un'espressione che ha usato ieri qualcuno in commissione, per stare dentro tutti i processi che si avvieranno da qui alla fase di adozione della variante, che sta dentro il bando internazionale Reinvent in City. E ci sono due fasi particolari, una è proprio quella della manifestazione di interesse e poi c'è quella della presentazione dei progetti. Per essere chiari, sul sito del Comune di Roma, che appunto ha aderito al progetto di Riparola, sono elencate le fasi e sono specificate con delle date importanti da seguire. Il 4 dicembre 2019 è stata lanciata la fase della manifestazione di interesse. Queste sono date che non si è data all'amministrazione, sono date che sono state ovviamente calate dall'ambito internazionale. Maggio 2020 c'è la presentazione della manifestazione di interesse, poi entro luglio 2020 c'è l'analisi delle manifestazioni di interesse, poi c'è luglio 2020 lancio della fase proposta, dicembre 2020 presentazione delle proposte, febbraio 2021 la giuria per analisi delle proposte e selezioni finali. Ora è ovvio che in questa fase ci si sta cercando di capire che cosa e quali sono i progetti e qual è l'interesse che è stato si è presentato su quello che ci riguarda. E ritengo che un'espressione in consiglio, una nostra votazione, un nostro parere su questo sia non solo necessario ma doveroso. Ora, qualcuno dice ma questa cosa avverrà. Io, siccome, come ho detto, non è che ci dobbiamo sempre affidare a quello che è la consuetudine, perché più volte la consuetudine ci ha invece dimostrato che le cose prendono una strada diversa, credo che garantirci un'espressione di parere in consiglio municipale, che ricordiamo è un organo sovrano, soprattutto su quello che accade sul nostro territorio, è una cosa necessaria. Che questo lo faccia il Comune di Roma, che lo faccia il Dipartimento, a me mi va benissimo. Se lo facciamo noi, non solo è una novità anche rispetto a quel tanto decantato decentramento che non sia mai nella sua piena attuazione, ma visto che le fasi ci sono, le scadenze sono previste, credo che noi dobbiamo essere incisivi in tutte le fasi del processo, sia per quello che ci dicevamo prima con delle questioni urbanistiche necessarie, norme e normative importanti, sia per tutto quello che è il corollario, il contesto dentro il quale si muove questo percorso. Se e senza di questo, come ho detto ieri in commissione, stiamo facendo per me, per il gruppo e il Partito Democratico, una discussione monca. Se ci priviamo la possibilità di dare un voto nostro durante la fase della presentazione della manifestazione di interesse e dei progetti, credo che noi perdiamo un'occasione importante e non valorizziamo in un voto ovviamente di aula il processo partecipativo che stiamo facendo come amministrazione e soprattutto a livello civico. Grazie. Grazie consigliera. Ci sono interventi? Prego consigliere Doti. Sì, penso che questa osservazione si possa votare favorevolmente proprio perché è importante che rispetto al progetto, rispetto al processo, ci sia un ruolo da protagonisti del municipio. Anche perché il ruolo di protagonisti nel municipio significa che anche i cittadini con noi sono protagonisti di queste scelte. Perciò, ecco, rispetto alla osservazione abbiamo avuto delle preoccupazioni e ci siamo perciò astenuti come Lega. Rispetto a questo invece dobbiamo
indicare un significato praticamente positivo e perciò votiamo favorevolmente questa osservazione. Altri interventi? Prego, consigliere Giuliano. Grazie Presidente, no, parlavo con la collega che mi stava dando una notizia importantissima, prima è come se avessi fatto il mago io, no? Parlavo prima dello stadio da Roma come esempio e adesso invece esce fuori che si farà lo stadio da Roma, quindi faccio per dire che questa amministrazione si sta svegliando, solo cambiando semplicemente la location, non più Tor di Valle ma Tor Vergata e quindi... Voglio dire, no? Perché comunque è più giusto Tor Vergata. Consigliere, no, cortesemente. Ma comunque è più giusto Tor Vergata, tema, no? Grazie. Ma tengo, ci mancherebbe. Si diceva mai da mesi, no? Però è giustamente si è capito che Tor di Valle era una cosa, ovviamente, una marchetta per pochi. Detto questo, è anche vero però che la dialettica proposta dal PD mi lascia un po' così sorpreso, perché hanno una dialettica, soprattutto la capogruppo si muove molto bene politicamente, però a volte perde qualche coerenza, no? Nel senso che ci tiene ad essere partecipativa come situazione politica nell'ambito di tutti i percorsi, anche se sa perfettamente che siamo ben rappresentati ovviamente dal Dipartimento in tutte le fasi, perché se non fosse così di che cosa stiamo parlando, però giustamente lei dice no, ma anche dopo nel processo di Reinventing City, pure quando poi nel bando, cioè noi dobbiamo comunque capire, seguire, fare lettere e testamento, però poi mi sembra che non ha votato sul contributo straordinario. Ha votato? Lei è distratto. Ero coperto dalla collega. Che non è comunque cortesemente, non è un dialogo, grazie. No, vabbè, si risponde, non avevo visto. Allora ritiro. Quindi l'interesse che ha il PD è maggiore di quello previsto, ne sono contento, però tutto questo emendamento o questa osservazione per me risulta essere abbastanza superflua, anche se concettualmente voglio dire valida, però è già previsto nei vari passaggi, perché ripeto, se non fosse così non dovremmo neanche stare a votare quest'atto, cioè se pensiamo che il Dipartimento non stia in rappresentazione dell'amministrazione comunale, non stia in tutte le fasi, significa che noi non saremo mai tutelati da niente, quindi è ovvio che poi se il fine è quello di entrare successivamente per proprio conto come municipio nell'ambito di un bando internazionale, cioè diventare attori a prescindere dell'amministrazione, quindi per proprio conto, beh, questa è un'altra cosa, non so se neanche se è prevista, quindi voglio dire, io mi attengo, cerco di attenermi, siccome l'urbanista è una cosa pesante e complicata, cerco di attenermi, di non fare invenzioni, diciamo, personali nelle operazioni, nei metodi, ma di attenersi a quelle che sono le disposizioni vigenti, perché come ci si muove stranamente sull'urbanistica sono dolori. Quindi io su questo mi asterrò, non perché non sia utile, ma perché per me già è previsto. Grazie consigliere, altri interventi? Ne abbiamo? No? Sì. Sì. Prego consigliere. Dichiarazione di voto, giusto? Sbaglio? Dichiarazione di voto. Scusate, ero distratto. Niente, allora volevo dire che grazie, che comunque l'osservazione diciamo presentata è condivisibile, perché è chiaro che anche nelle nostre corde il fatto che il municipio sia partecipi, e questo l'abbiamo dimostrato nei fatti poi in questi giorni, nel decidere, nel proporre attivamente rispetto al tema. Tuttavia io credo che sia necessario procedere con degli approfondimenti, ma questo non perché non sia legittimo, non abbia cittadinanza questa osservazione, cioè noi vogliamo effettivamente essere ascoltati e indirizzare il più possibile nelle scelte che si faranno in questo ambito. Il nostro diciamo cruccio è quello di non ostacolare il percorso per arrivare magari a perdere questa occasione. Quindi siccome poi abbiamo avuto questa esperienza, ripeto, non smetterò mai di ripeterlo,
dove oggi siamo purtroppo costretti a ragionare in questi termini con osservazioni rivedute in Camera Caritatis all'ultimo momento, perché ci hanno impedito di convocare le commissioni. Questo tema, se trattato con il tempo e con l'attenzione dovuta, avrebbe probabilmente portato a un'altra riflessione oggi. Per questo motivo, quindi, come Movimento 5 Stelle in questa fase ci asteniamo, ma ci ripromettiamo di verificare ed eventualmente procedere con atti successivi per portare avanti il tema proposto dall'opposizione. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ci sono altre dichiarazioni? No, era solamente... Bene, allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti favorevoli, nessun contrario e 12 astenuti, si intende respinto. Passiamo all'ordine del giorno presentato. Relatore. Prego, consigliere. Allora, l'ordine del giorno un po' ricalca l'osservazione che è stata presentata precedentemente, con altre parole, ma... Praticamente l'ordine del giorno impegna la sindaca affinché sia garantito il processo partecipativo ed il coinvolgimento del municipio 7 e quindi il suo territorio in tutte le fasi della progettazione. Ovviamente voteremo positivamente. Grazie consigliere, passiamo alla dichiarazione dei voti. Stiamo facendo la dichiarazione? Sì, sull'ordine del giorno. Ci sono dichiarazioni? Aspetta. Sì. Sì, prego. Ha presentato un ordine del giorno per chiedere addirittura la doppia partecipazione, però ci devono riflettere, quindi siamo ovviamente favorevoli quando è fatta e richiesta. Lo eravamo ancora di più se questo approfondimento fosse avvenuto, diciamo, in sede di commissione con tutte le indicazioni che ieri però avevamo già condiviso, quindi siamo favorevoli sempre, più partecipazione più trasparenza, è ovvio. Bene, grazie. Un attimo, perché credo ci siano altre dichiarazioni di voto. Sì. Prego. Che del no, ovviamente per non essere in contraddizione prima, non è che questo faccia la differenza rispetto all'osservazione fatta prima. È talmente evidente che questa cosa dovrebbe essere compresa e comprensiva nei vari passaggi urbanistici che mi sembra superfluo anche questo ordine del giorno. Però, come dice la collega, più cultura meno paura, e quindi ovviamente si vota favorevole. Allora, altre dichiarazioni di voto? Il consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente. Naturalmente la partecipazione forse non basta mai, però le osservazioni che abbiamo fatto, quelle sostanziali, naturalmente dovremmo augurarci che in quello che si farà potremmo intervenire prima, altrimenti diventa sempre un'operazione tardiva, non tempestiva. Quindi l'estensione della proposta che è arrivata è lì che dovevamo chiedere trasparenza prima, su quello che ci è arrivato adesso, su quel mix commerciale e residenziale. Naturalmente io colgo con molta
positività a questo ordine del giorno in cui chiediamo, anzi dovremmo chiedere di più, dovevamo chiedere prima, questo per tutto quello che si fa. Ahimè, in questi anni di esperienza non è che ne abbia vista tanta. Quindi voto positivamente rispetto all'ordine del giorno presentato, grazie. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Toti. Sì, io penso invece che bisogna ribadirlo sempre e anche con forza il discorso dell'autonomia e della partecipazione. Io l'ho fatto sempre in questi anni, l'ho fatto come candidato presidente, io voglio ribadire, purtroppo gli sforzi da parte di questa maggioranza rispetto all'autonomia, c'è stata una buona volontà, ma non ha dato nessun risultato, voglio dire. Poi, come ho detto più volte, nella proposta che è stata fatta all'inizio consigliatura neanche si parlava di autonomia, perciò ecco, con forza dobbiamo, e io spero tutte le forze politiche, ribadire il discorso del ruolo dell'autonomia municipale e perciò del protagonismo obbligatorio che ci deve essere da parte nostra, con forza bisogna portarlo sempre avanti, perciò ribadirlo ogni volta, anche perché purtroppo autonomia e partecipazione non sono passati in questi anni e non si sono sviluppati, perciò io spero che questo avvenga in futuro, perché è necessaria assolutamente sia l'autonomia, ma anche autonomia significa partecipazione, perché è un qualche cosa che è obbligatoriamente unito. Perciò voglio dire, rispetto a questo voto favorevole. Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 19 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, si intende approvato. Bene, adesso se il consigliere Rinaldi vuole fare l'intervento, sia la replica finale, ne ha facoltà, se vuole. Guardate, io rinuncerei, nel senso che i tempi sono un po' stretti, cioè una volta tanto mi prendo la briga di non... Ok, grazie. Bene, allora passiamo alla fase della dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, prego, consigliere Giuliano. Allora, nel fare la dichiarazione di voto dell'atto finale osservato, discusso e metabolizzato, prima di dire appunto come voterà Fratelli d'Italia, emerge un quadro, un risultato. È composto in quest'Aula, non è lineare, quindi ci sono delle confusioni che appunto derivano dal contributo delle forze politiche in virtù anche di diverse osservazioni, quindi significa che ci sono dei dubbi su quello che sarà e che potrà essere. Importante è la partecipazione da supportare. Io penso, invece suggerisco, che siccome per fare le cose in casa, quindi sul nostro municipio, senza aspettare che qualcuno possa dal centro darci indicazione, io supporterei, l'ho detto anche in commissione, che il municipio possa dare un contributo al comitato di quartiere, che già volontariamente ha cominciato a chiedere al quadrante, no, quali fossero le intenzioni, quali fossero le desiderate, quali fossero le esigenze. Se anche il municipio riesce in qualche forma ad aumentare questo sviluppo, troveremmo solo che giovamento nel sapere finalmente, no, per quanto ci riguarda, quello che potrebbe essere più giusto e più attuabile, o perlomeno quello che è più desiderabile. E quindi darei un maggiore conforto a loro. Quello che poi deriva dalla procedura, a me mi mette
come si dice, visto che sul sito c'è la roadmap, no, di quello che sarà il progetto e le tempistiche, mi aumenta di più la paura, perché mi, così facendo mi risulta una certa timidezza da parte dell'amministrazione comunale nel governare anche i tempi. Cioè mi sembra che gli vengano dettati tempi e modi, e questo a me mi lascia, come amministratore, mi lascia un po', capito, mi aumenta un po' questo punto interrogativo. Quindi che non c'è una chiara volontà da parte dell'amministrazione di gestire il processo, sia inizialmente che successivamente, come abbiamo chiesto un po' tutti, perché c'è la roadmap che parte e partirà e seguirà a prescindere dalla volontà comunale? Domanda. Cioè questa roadmap maggio, giugno, luglio 2020-2021 è a prescindere da quello che farà l'amministrazione comunale? Oppure seguirà, come si dice, la decisione se fare la variante o meno? Questa situazione messa un po' così, ovviamente per chi è amministratore, per chi non lo è, può pensare quello che gli pare, ma perché amministratore ci deve pensare, ok? Anche se non direttamente, però ci dobbiamo pensare. A me questo mi aumenta i dubbi, mi aumenta la non forza dell'amministrazione su questo argomento, e quindi anche se abbiamo fatto una discussione anche nella positività di capire che se interverranno comunque sarà positivo, però adesso mi lascia una, come si dice, un voto di astensione in virtù di tutti questi passaggi che non sono stati abbastanza chiari. Grazie consigliere, altre dichiarazioni di voto? Non ne abbiamo? Prego consigliera Cercuoni. La consigliera Cercuoni prima? Allora, prego. Sì, prego. Scusate, perdonatemi, pensavo mancasse qualcun altro. Condividendo quanto detto anche precedentemente dal collega e in base a quello che ci siamo detti sia nella commissione che durante questo consiglio, che ritengo sia stato molto utile perché sono emerse diverse sia criticità sia diverse potenzialità da parte del municipio. Per quanto riguarda il gruppo Lega, noi ci asterremo, continueremo a monitorare, come abbiamo detto già nei nostri interventi, augurandoci che il municipio possa avere una sua preponderante, un suo intervento importante in questo meccanismo. Avevamo votato favorevolmente anche per un intervento nella fase di elaborazione dei progetti. Riteniamo essenziale dire la nostra nell'iter che si svilupperà sicuramente a livello comunale. Detto ciò, ci sono troppi elementi che non ci permettono di votare totalmente, di essere totalmente favorevoli a quanto scritto nella delibera, pertanto ci asterremo. Grazie consigliere, altri interventi? Prego consigliera Vitrova. Brevemente, grazie presidente, perché ce ne siamo dette un po' e quindi è inutile tornare sul senso della delibera che, da quello che abbiamo però potuto cogliere in quell'unica momento di confronto anche con la cittadinanza, è un po' vista anche fuori di noi come un'opportunità. Un'opportunità che è ovvio deve essere governata, deve essere raddrizzata, perché ci sono ancora delle ombre, però o la politica fa questo oppure io non capisco che ci facciamo tante volte, perché io capisco che esporci è difficile e assumerci delle responsabilità ed alzare la mano a volte è assumersi anche oneri e onori, però siamo anche chiamati a fare questo, e quindi se come gruppo del Partito Democratico possiamo dare una mano, come abbiamo fatto con quell'osservazione, anche con i ragionamenti che abbiamo fatto in commissione, possiamo dare una mano e qualche contributo qui, e come è successo, abbiamo iniziato questo consiglio con Villa Fiorelli, per uscire un attimo fuori dal tema, quindi se possiamo essere centro anziani, se possiamo dare una mano e continuare a seguire il processo qua e fuori di qua, nelle sedi
come questa e nell'aula Giulio Cesare, noi siamo per farlo. Per questa ragione saremo per attenzionare quei punti di criticità che sono emersi durante questa discussione, ma quella che c'è stata ieri. Siamo però per dare un contributo fattivo per le opportunità che invece ci sono dietro questo strumento e dietro questa delibera. Pertanto la valutazione è, nonostante tutto, di votare favorevolmente e cercare di metterci a disposizione soprattutto della cittadinanza, che sta vedendo in questo momento, diciamo, un interessamento importante da parte dell'amministrazione comunale e non solo, c'è un interesse importante anche da parte della Regione Lazio. Per tutto quello che verrà occorre fare la nostra parte. Io non sono per dare le cose per scontate, anzi sono perché il Consiglio del Municipio, nelle forme e nei modi che si è dato, porti il proprio contributo ovunque e sempre, anche ribadendo le posizioni se è necessario, ma cercando sempre di dare, diciamo, quel contributo anche propositivo e che serve. Quindi siamo favorevoli. Grazie consigliera. Altri? Prego consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Giusto per velocemente raccontare il motivo del voto positivo mio, essenzialmente noi dobbiamo riconoscere un aspetto fondamentale. Noi stiamo eseguendo un progetto esecutivo rispetto al piano regolatore generale. Ridimensioniamo un ambito che è una politica che noi abbiamo sempre fatto anche sui print. Io ero quello di restringere ognun ambito piccolo, voi siete stati quelli che avete voluto allargare gli ambiti. Io sono sicuro che stringendo gli ambiti si possono fare le cose, perché quando abbiamo aree più grandi diventa più difficile gestirle. Il processo però amministrativo che si mette in piedi qui è molto complesso, è molto importante, perché è un'area molto difficile. Sono fiducioso che le 15.000 persone che ogni giorno arriveranno alla stazione Tuscolana potranno in futuro trovare un'integrazione puntuale anche con le altre realtà di movimento per la città. Ritengo quindi la scelta dell'osservazione numero uno, anche se l'ho votata, quella di considerare comunque l'ambito più grande, magari se facesse un altro ambito a fianco del 15, vuol dire che ci parte un'altra situazione di progettazione e di realizzazione di opere in altri luoghi. Ho ribadito il concetto di trattare i due ambiti sotto ambiti, l'ambito B e l'ambito A, nello stesso ambito, nello stesso modo, ma l'osservazione non è stata recepita. Ma voglio dire, ci possiamo pure adeguare, vuol dire che tutta l'area a ridosso del Russell che sale su in cima fino a Via Appia dovrà essere trattata solamente per manutenzioni ordinarie, non potranno essere rilasciati edificazione né zero né piccole né grandi. Io guardando l'immagine mi accorgo che invece sono le uniche aree in cui non c'è un degrado generalizzato e si potevano attuare delle cose minimali. Mi preoccupa l'aspetto del trasferimento delle superfici da altro accordo, ma con l'osservazione che abbiamo presentato vorrà dire che il trasferimento, perlomeno noi lo diciamo, non ci servono 10.000 metri quadrati in più di superficie residenziale, perché quella era tutta residenziale. Forse potevano essere, è ovvio, il costruttore ambisce ad avere superficie residenziali. Rimarranno quindi 24.000 metri quadrati di superficie commerciale e residenziale. Sulla base delle valutazioni che fanno, grazie, mi accingo a chiudere il voto su questa delibera. Ritengo che le proposte progettuali che stanno mettendo in campo
devono suscitare in noi non una partecipazione, ma di più, perché è un momento importante e non possiamo poi ritrovarci ad avere una situazione non controllabile. L'altro processo partecipativo, e ringrazio naturalmente i cittadini che in anticipo riescono ad anticiparci sempre l'interesse che hanno per quest'area, e quindi voto la delibera sotto l'aspetto urbanistico, non sotto l'aspetto di quello che vorremmo che si realizzasse, perché lì dovremmo parlarne e partecipare dopo attraverso tutti i processi partecipativi. Grazie. Grazie consigliere, altre dichiarazioni? Non ci sono altre dichiarazioni? Prego consigliere. Grazie presidente. Ringraziato presidente, niente, volevamo dire che appunto questa rappresenta un'occasione cortesemente un po' di silenzio, perché altrimenti non si riesce ad ascoltare la dichiarazione. Grazie. Con un bando internazionale, una cosa abbastanza rilevante, quindi col Movimento 5 Stelle riteniamo questa veramente un'opportunità che, se opportunamente guidata, possa dare dei buoni risultati. È un progetto a cui partecipano diverse città, grandi città, megalopoli in tutto il mondo, e noi siamo tra quelle che hanno aderito a questo bando internazionale. Quindi anche ovviamente grazie all'aiuto dei comitati, delle associazioni e via dicendo, riteniamo che questo atto sia da votare positivamente. E comunque nelle successive fasi seguire in maniera puntuale. Quindi per questo motivo voteremo positivamente la proposta di delibera. Grazie. Altre dichiarazioni? No, non ce ne sono. Bene, passiamo all'ultima fase, la votazione. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 16 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti, l'atto si intende approvato. Il Consiglio chiude alle ore 12:47. Grazie.